Da qui si vede Bisanzio, Sarajevo, Tirana e Spalato, Trieste, Belgrado e Bar. Da qui si vede Ancona, la gru della Fincantieri e San Ciriaco, la fiamma della raffineria, le navi come rette sospese alle piattaforme, le strisciate dei corridoi aerei che incidono il cielo. Demanio Marittimo chilometro 278 è un luogo che non c'è, un'invenzione, un progetto, una comunità. Qualcosa che era inimmaginabile. È un processo che giustamente si confronta con quella che è oggi l'assoluta interdisciplinarietà, no? Arte, architettura, narrativa, poesia, tutto quello che c'è qui. Demanio Marittimo chilometro 278 è un'antenna verso il cielo, un radar di tracce e segni, un microscopio e un telescopio, un punto di contatto tra il qui e ora e l'altrove. Forte delle sue identità molteplici, è divenuto ciò che è sempre stato. Un progetto che si sviluppa su 12 ore lungo 12 mesi, con una vita di 365 giorni sui 300 metri della spiaggia demaniale di Marzocca e nello spazio infinito della rete. Tra le comunità adriatiche, la community di una nuova agorà digitale, mappelab.it. Un luogo reale e virtuale, tra i sassi e i pixel che hanno dato vita al QR code. Un intervento autoriale oltre la traduzione tecnologica. Una trasfigurazione che svela significati e poetiche, grammatiche e linguaggi di un processo infinito e circolare che va dalla comunità alla community. Dalla prossimità delle geografie, fatte di paesaggi e luoghi, alla globalità della rete, con i suoi dialoghi e le sue complesse relazioni. La città adriatica è per noi un luogo geografico specifico, una fascia intensamente infrastrutturata e urbanizzata in modo diffuso che si snoda lungo la costa orientale italiana. Città adriatica, però, è anche un paradigma spaziale che identifica alcune delle caratteristiche essenziali dell'insediamento post-urbano contemporaneo, nato dalla dissoluzione dell'idea della città novecentesca compatta. La città adriatica è territoriale, ha confini mutevoli, ha struttura molecolare e non segue la piramide classica più distanza dal centro meno valore. Confonde turismo, agricoltura, produzione e civiltà urbana storica. Sono anni che cerchiamo di interpretare la città nuova, no? E la città adriatica, la città che si snoda lungo questo mare, è un caso molto forte di città nuova, con un disordine o con un ordine diverso che difficilmente riusciamo a interpretare. Sempre cerchiamo strumenti, no, per far sì che l'architettura trovi modi di migliorare la vita delle persone e la qualità degli spazi dentro un territorio in cui le vecchie formule, le piazze, i portici, i monumenti, così come li conoscevamo, non funzionano quasi mai. In questo senso, la città adriatica, con i suoi assi produttivi lungo i fiumi,
La rete fitta di piccoli e piccolissimi insediamenti, la spiaggia viva di giorno e di notte, si può considerare una delle possibili vie d'uscita dai limiti concettuali, politici e funzionali della città compatta. Così come il countryside evocato da Rem Koolhaas nella mostra al Guggenheim di New York, o i borghi distribuiti lungo le nostre aree interne, sorprendentemente proposti come soluzione ai problemi urbanistici COVID-generated da parte di alcuni dei nostri maggiori architetti. Questo è proprio il bordo tra la natura assoluta potente e le ultime tappe, no, della civilizzazione. Proprio la sabbia, la spiaggia, è sempre quella terra di nessuno in un certo senso. Ma io trovo bellissimo di portare l'architettura dove finisce la terra. Hello, buonasera ancora. Abbiamo piacere di presentare adesso Rem Koolhaas. I changed the English. Rem Koolhaas is the founder of OMA, Office for Metropolitan Architecture, and also the founder of AMO, which
which is the research department of the OMA, together with AMO, RAM lately held a exhibition, a major exhibition in the Guggenheim Museum in New York. After many years, I think more than 10 years of research, especially a long time preparation, which is called the Countryside. So let's welcome Ram, who actually finds himself not very far away from us. I think he's in somewhere on an island in Italy. Welcome, Ram. Hi, how are you? Hi. Great to see you. Great to see you. Yes. So, we are very happy to have you, especially in this very particular moment. I think you are kind of, you know, predicting what's happening, maybe not intentionally. It's that the focus, shifting your focus from research on cities to the countryside, and to the condition of human life, which for a long time that has not been very much taken care of, let's say. And today, facing this crisis of pandemic crisis, in a way, we have to look at our relation with nature again. But the question for you at first, of course, we all know that that's in your statement that we are going to have more than 50%, we already more than 50% humanities are living in cities. Very soon, we are going to be more than 70% of people living on the land of 2% of the planet. And the 98%, it's now being called countryside. Or so what's the relation between countryside, city, and what we call nature? I'm very happy that you mentioned the percentages. In 2007, the UN announced that mankind was divided 50-50 between cities and countryside. And as you say, they warned that in 2050, it may be 80-20. And that is the kind of really the political incentive of the entire exhibition, because I thought it would be an extremely alarming condition if 80% of mankind lives in very crowded together in cities, and if fewer and fewer people are left in the countryside and have to maintain the countryside. And obviously the countryside is a combination of nature, genuine nature, of neglected areas, of cultivated areas, of agriculture. It's all of that, but the alarming condition that we wanted to address is how are 20% of us going to maintain that and live there? Yes. How today it's possible to still describe a countryside as a kind of romantic a natural condition of living with wildlife and so on. As a matter of fact, as you know, through your research that demonstrated, as you said, in different cultures, ideologies, political systems, agriculture has been somehow put in the center always. We live, you're famously known for, you know, pushing forward this idea of density, the importance of density in the city, but also I guess this research shows there's an incredible density, especially technological density, in the current countryside. What do you understand this density in terms of it being a new condition for human beings, even for the 2% people living there? I think that basically what the exhibition is trying to do is to sample, in a way, the current conditions. So there are certain parts of the world that are highly digitized,
but also highly robotized to the extent that you create huge, vast tracts of land as large as New York, which are maybe inhabited by 2,000 people. So that's one thing. There's also incredibly kind of large territories in kind of Russia where the population is extremely low and very stable, very loyal, even though the landscape is transforming kind of really radically because of global warming. Particularly in the north of Russia, the ground is literally kind of melting. But what we document is how those kind of populations are nevertheless kind of committed to staying there and finding all kinds of very smart ways of holding on. We are also kind of looking in Africa, and by the way, it's not us who are looking, but we mobilized in all these kind of sites in the kind of world, local people who documented and kind of wrote about it. We documented what happens if certain forms of wildlife are protected and what kind of new hybrids are emerging between wild and habituated animals. So what we wanted to kind of suggest is that everywhere change is in the air for many different reasons, that those changes are in most cases kind of triggering new ways of thinking, and we wanted to kind of really combine all those new ways in a kind of single kind of mosaic. Yes, when you talk about new ways of thinking, of course there are many different approaches, and somehow they're connected perhaps by the circulation of information today in terms of, you know, technology sharing. And we can see not only, you know, digital technology, it's taking over, becoming really kind of new natural ambience. But on the other hand, also, as you said, the robots, the machines, the drones, they all kind of becoming main instruments or tools in many agriculture or countryside living condition. And in this condition, and what do you think of the role of artificial intelligence? Let's talk maybe about the digital. I think that we are documenting kind of cases where the digital is used to create a kind of incredibly efficient way of exploiting the world and extracting from the earth a maximum and leaving the earth kind of basically completely exhausted. But we also kind of show thinking even in America in the kind of central agricultural zone where the digital, the information of the digital, the information of satellites is used to kind of rethink that kind of exploitation and become, through the digital abilities, much more gentle and much more careful. We also show that the digital could be used to kind of recreate extreme biodiversity in agriculture by planting different species on kind of very small plots, so that they both influence each other. And it's a huge potential of the digital to be both active for very good things and for very evil things. Yeah, of course, you know, Ram, you said this exhibition is not about architecture, it's not about art, but it happens in the art museum, let's say. On the other hand, you continue to be an architect, I guess. This is an exhibition with an incredibly interesting book, and this book also has a series of questions, which I guess there are, I don't know how many questions, there's a long list of questions, about 20 pages, I guess, starting with where did the cows go? And then it goes to, and when did they leave? Could we no longer tolerate the smell, et cetera, et cetera. And of course, we all know that the cow smell, or the cow, actually, it's one of the biggest source of pollution in the air, the smell of cow, right? And so on and so forth. But at the end, this exhibition, this research, this book,
What do you expect as an architect to translate into a certain kind of action to somehow improve the relationship between country and the city, or to provide another vision of things? I think the most important thing was to try to put this issue on the agenda. Yeah, and so therefore I would say, and in the exhibition we, for instance, also show how an enormous amount of political system in the 20th century, democracy, Maoism, Nazis, were all incredibly active in developing ideas about the countryside and also implementing ideas about the countryside. So what the one strong underlying argument of the exhibition is that somehow the political world and the political domain has to kind of really begin to kind of think about seriously about the countryside. Me as an architect, I see many different possibilities. Kind of one of them that I hopefully am kind of working on kind of next year will be to see how we can intervene or not intervene or maintain the status and the condition of an extremely beautiful Chinese village in the very depth of the Chinese countryside. So that is kind of something related to preservation, but presumably also to some idea of help or kind of support or even kind of modernization of such a village. I'm also very interested in exploring a condition of architecture. Architecture, as you know, has been preoccupied with human beings as clients for over 5,000 years, 10,000 years. It would be really interesting to try to think about through architecture how robots and human beings can live together, or what is the implication on public space if certain areas will be inhabited more by robots than by human beings. So I think that all over the countryside there are conditions that have never existed before, and that would be kind of really interesting to give a name, but also then to find an adequate architectural language to work in them. Thank you so much. As you said, we need, in this very crucial moment, we need new imaginations. We are very much looking forward to seeing your proposal for what we should imagine. I would like to say one more thing. The Guggenheim show is closed now, but it will reopen in September and then last till February next year. Fantastic. Thank you so much, Ram. Thank you.
Ho aperto il ristorante 27 anni fa e l'ho aperto di fianco a dove sono nato, quindi è stato praticamente un caso. E tornare praticamente davanti alla Madonnina non mi ha fatto pensare che fossi in un posto di periferia, perché era un ritorno piacevole, era un ritorno alle origini. Che poi fosse effettivamente di periferia, che ci fosse una marina un po' incolta, una spiaggia un po' selvaggia, questo c'ero nato, quindi faceva un po' parte della mia natura. E è stato bello poi nel tempo rivalutare il territorio, farlo con il cibo, farlo con i sapori, farlo con il gusto, ecco. È l'arenile della piccola pesca, delle pensioni a mare, della Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni, una meta globale del gusto. Qui certe parole sono matrici della nostalgia. Lido del carabiniere, lido del finanziere, colonia della marina. E la spiaggia mantiene tracce e anticipazioni tra la permanenza del senso, la memoria di luogo e le trame di un'avanguardia che si rinnova. Contemporanea Marzocca lo è sempre stata, già all'inizio del Novecento, quando Ubaldo Fiorenzi realizza i celebri villini a mare. Così tra i sassi, le barche, gli argani, le nasse e le reti, una particella anonima del demanio marittimo si fa logo, metafora, nuova centralità. Oggi la parola fronte è una parola densa, densa di significati, di aspettative e anche densa di cortocircuiti. Il fronte mare che noi abbiamo qui è un fronte che obbliga, è un fronte che consente ed è un fronte che interroga e ci riconnette alla biennale forse più seducente degli ultimi anni, quella di Ravenna, che si apre non casualmente con l'archeologa Maria Reich su una scala che guarda dall'alto, non dall'alto di un drone, non dall'alto di un telescopio, ma dall'alto di pochi metri di una scala, quindi da un alto di una prossimità. Questo è un bel paradosso. Noi questo siamo. Le parole che scandiscono il tempo ora dopo ora suggeriscono associazioni, contraddizioni, intuizioni, coesistenze. Una questione plurale, una questione vitale, come lo sono i soggetti, radicale e ontologica, prima e oltre ogni rappresentazione funzionale. Una questione progettuale, alla ricerca della forma che contiene il valore, del significato che concepisce lo spazio, della necessità che considera la fruizione. Infine, una questione sociale sul senso dello stare insieme nello spazio pubblico, sul confine tra individuo e collettività. Noi pensiamo che questo territorio abbia molto bisogno di iniziative anche puntuali ma forti e molto relazionate come queste. Pensiamo che il fatto di costruirlo poi lo spazio con un'architettura vera che dia anche a persone molto giovani il senso che ci sia la possibilità di fare e costruire sia un ottimo inizio e sia soprattutto una specie di enzima per questo territorio, quello che metta in circolo sangue buono, energie buone, intelligenza, idee e novità su cui lavorare. Un
Ogni anno Demanio bandisce un concorso per il progetto di allestimento destinato a giovani studenti delle università italiane e internazionali. Un'occasione per i talenti emergenti. Abbiamo sottolineato quali potessero essere le potenzialità di vedere appunto l'Accademia non come dei luoghi di depositi, se vogliamo, oppure come qualcosa di obsoleto, ma come laboratori, come cucine, come spazi di pensiero liberi, ma anche riguardano al mercato, all'imprenditoria, perché non dimentichiamo che la cultura è innanzitutto un investimento anche economico. Ai giovani emergenti è affidato il compito di interpretare la metafora della spiaggia come spazio limite del paesaggio urbano contemporaneo, aperto, libero e in continua mutazione. E di creare un dispositivo temporaneo capace di far dialogare gli ospiti internazionali di Demanio Marittimo chilometro 278 con il pubblico. La dimensione temporanea porta proprio a sottolineare come i contenuti dell'architettura poi riguardano i comportamenti umani, il modo di usare i materiali, il ripensare il passato guardando il futuro. Insomma, una modalità light che secondo noi è molto efficace. Il progetto nasce dalla volontà di tenere in considerazione essenzialmente due cose: il fatto che doveva confrontarsi con una parte di paesaggio che prevedeva la città da una parte, il mare dall'altra, e d'altra parte anche con l'esigenza di una velocità costruttiva. We are the designers of the pavilion this year for Demanio Marittimo KM 278, and the team we have CJ, Dika, Jason and Matthew, who's not here. I found myself living in a community coexisting with others from all over the world. And I think when people can share their spaces for other people, it allows us to overlap our comfort zones. We can create new kinds of spaces like this. Our concept is based on three aspects taken out of Italian context: Mediterranean, small town and Adriatic coast. We used eco-friendly and sustainable material, plywood, and rope as a net closing different areas and spaces, while it's opening to expansion and to people and everything which is set here and built. Alle giovani generazioni è dedicata una grande attenzione, progettuale, editoriale, con sezioni dedicate della rivista Mappe, espositiva, con le mostre dedicate a IAP in collaborazione col Maxi e quella sul concorso, fino agli Speed Talks riservati a professionisti, imprenditori, designer dell'area adriatica. Abbiamo tentato di connettere i cortocircuiti delle community. Lo abbiamo fatto con quelle territoriali, potenziando ulteriormente la infrastruttura di relazioni che pure è presente dall'inizio, però lo abbiamo fatto intercettando anche le community che stanno in giro per il mondo, quelle del progetto, quelle dell'arte, quelle del design, quelle delle storie, tenendo molto presente che noi siamo chiamati a una narrazione di questo territorio, dei suoi immaginari, ma siamo chiamati nello stesso tempo a immaginare e inventare e a rendere vere, operative, concrete, solide, ben oltre la durata di questo evento, tutte le relazioni e le reti che intorno a questo progetto possono esistere. We did not plan it this way. As Roberto said, it may be an accident of circumstance or irony of time that the question was asked prior to the pandemic, but tends to absorb, whether directly or indirectly, whether the short term or the long term,
many of the questions that are being raised by the pandemic. But let us face it, the reason we ask this question openly across the globe, across five scales, the reasons we asked it are the same reasons that have led us to the crisis we are facing in the pandemic. Global warming, political polarization, extreme inequities, and our neglect of other beings on this planet. So it's the underlying causes of the pandemic that were the underlying causes of the questions that the world is asking architects to respond to, and the Biennale rose to that occasion. So I feel that there is at one level validity to the question that is strengthened by the current pandemic, but an ability to absorb, both in the immediate sense and in the longer term sense, the conditions that the pandemic has put in front of us in an extreme way. Are we changing? I don't think so. There might be some tweaking that will happen in some of the projects. There might be some practical changes that need to be done in order to respect social distancing. And there might be, in particularly a section that is called cohabitats, where universities from across the world are looking at the conditions of their cities, there might be an inclusion of the crisis and the impact that it has on social spaces. These aspects might be too soon to predict, and I'm leaving it in the hands of the participants and the National Pavilion curators, but I'm really eager to see how they will respond to that in the framework that the Biennale has offered them to do that. We are condemned to technology, so we might as well absorb it, make use of it, and guide it, and make sure that its negative impact is controlled. I say that obviously with a sense of irony, because we may have given up a lot of decision-making to technology, thinking that it is technology that will guide us. But lo and behold, today, as we are confronting the pandemic, we are realizing that this delegation to technology of all of our problems and therefore all of our solutions has to be mitigated, mediated by our own will, our democratic decision-making processes that ask the question to ourselves before we ask it to technology or we ask it through technology, how will we live together? That is the old political question that is still begging itself to be answered today. Unfortunately, the answers are not coming from politics as they used to come before. We have waited for too long for them to come from philosophy, from religion, from our marriage counselors, and it hasn't come in an effective way. Maybe it's good for us that the answer does not come from one source, but from a variety of sources. Uh-huh. But this is where architecture and the arts need to rise to the occasion. And we've always done that, heralded solutions, ideas, crafted spaces that imagine the possibility of us living together in different ways. And technology is an integral part of it. And this is why I come back to the question of technology, not as being a separate one, meaning external to architecture or external to social life or external to politics. It's integrated in it. The danger will happen when we say technology solved the problem alone. Technology is an instrument, not a space of decision making. Stefano, grazie. Buongiorno a te e benvenuto a Demanio Marittimo. In questi mesi si è attivato in Italia un interessante dibattito sulla questione dello spazio pubblico, soprattutto nei giorni del Covid. Ma cos'è oggi lo spazio pubblico in questo momento con quello che succede? Uno spazio pubblico è fatto fondamentalmente dal pubblico, che riconosce quello spazio come proprio, che lo frequenta come proprio e che ha in qualche misura voglia di usarlo, di abitarlo e di condividerlo con altri. Questo per dire che uno spazio pubblico non è mai fatto da un progetto di architettura, non è mai fatto da un progetto urbanistico che possono facilitare eventualmente la possibilità di usare quello spazio, ma se non c'è appunto una occupazione attiva da parte di un pubblico, beh, quello è evidente che non vivrà. Naturalmente in questi mesi di chiusura in casa noi siamo stati anche molto sottoposti
a una sorta di pubblicizzazione dello spazio privato. E però questo ci ha fatto capire come effettivamente, anche attraverso il collegamento della rete, spazi che fino adesso erano proprio stati gli spazi della nostra, del nostro rifugio, del nostro, possiamo usare questa parola, appartamento, siano diventati invece improvvisamente esposti e quindi siano diventati un frammento dello spazio pubblico. In qualche modo questo era stato già anticipato da quello che era accaduto con la televisione. Entrando nelle case era come se portasse il suo spazio nel privato di tutti. In questo caso però c'è un rovesciamento che mette in una condizione molto diversa naturalmente non soltanto le persone ma anche le condizioni sociali di partenza delle persone. Da un certo punto di vista questo accentua molto le differenze. Un conto è che i due genitori stiano in telelavoro e i figli a scuola sui loro schermi in posti nei quali non si disturbano. Un conto è che ci siano famiglie invece che hanno spazi molto più ristretti in cui la sovrapposizione è impossibile da evitare, o come è accaduto in qualche caso che conosco, persone, nuovi migranti che vivono in case occupate, stanno in sette in un monolocale, e per loro l'unico rifugio per qualche momento diventa il bagno. Io ho sempre pensato che l'epoca del grembiule a scuola, quando si portava il grembiule alle elementari, fosse una specie di grande tenda, no? Che nascondeva le differenze, e poi invece quando cominciava la scuola media, nella quale si toglieva il grembiule, ognuno metteva quei suoi vestiti, si cominciava a vedere chi era chi, da dove veniva, eccetera. Ecco, in questo modo, come invece la scuola, per esempio, per fare questo esempio, per limitarci a questo, che è lo spazio in cui in comune le persone si ritrovano, fosse stato invece frammentato in tanti piccoli spazi divisi, separati, e da questo punto di vista lì uno porta tutto quello che ha e anche quello che non ha, cioè porta effettivamente la percezione di questo. Non so se ricordi che nei primi tempi del lockdown qualcuno scrisse sui giornali: ma che meraviglia questa condizione, sto a casa, sto comodo, e c'era qualcun altro che diceva: beh, sarà bello per te che abiti, che c'hai un terrazzo. Ho l'impressione che sia stata un po' una forma di cecità da parte di chi ha scritto quelle cose, che non si rende conto che il Covid, pur rendendoci, diciamo così, tutti uguali davanti al contagio, ha molto accentuato la percezione delle differenze. E io credo appunto che questo sia, per un verso, un limite di questo spazio pubblico che non mette le persone su uno stesso piano, e dall'altro però potrebbe essere un'opportunità, perché uno dei problemi maggiori che noi abbiamo nei confronti delle disuguaglianze oggi è che non le vediamo, è come se fossimo ciechi di fronte alla loro ricomposizione, no? Che molto spesso è diversa dalla classica struttura di classe, perché mette insieme persone che fino a poco tempo fa avevano relativamente poco in comune tra di loro, non so, i giovani, i disoccupati, i pensionati, gli artigiani, gli operai, cioè tutto una fascia di persone che un tempo erano distinte, adesso si trovano in questo limbo che spesso non soltanto noi come opinione pubblica, diciamo, ma anche la politica non vede, o quando la vede gli sembra soltanto spaventosa, e che invece da questa specie di indagine, caso per caso, stanza per stanza, potrebbe emergere più chiaramente. È una specie, come dire, di censimento visivo, e questa è, a mio parere, appunto una cosa che io mi auguro che lasci un po' il segno, nel senso che indichi un po' di risveglio nei confronti della grandissima diffusione di queste disuguaglianze, tenendo conto che io poi non ho dati su questo. Ma io immagino anche che la capacità di connessione, cioè anche la disponibilità di apparecchi per poter dialogare con gli altri a distanza, non sia anche quella uguale dappertutto. Diciamo che c'è un altro fronte però che si apre, che è quello del discorso pubblico anche e dell'etica pubblica, che tocca il concetto fondamentale della libertà e della libertà personale dentro le regole di una convivenza comune. Beh, diciamo, noi ci siamo trovati di fronte a uno stato di emergenza, e l'emergenza è stato a lungo un modello per sperimentare
vincoli sociali che prima non c'erano, pratiche sociali, diciamo, che prima non c'erano. Io mi ero riferito in una piccola cosa che avevo scritto alla classica analisi di Foucault sulla nascita delle discipline del potere diffondendolo nelle pratiche sociali, e la prova generale di questo per lui era stata la pestilenza nel 600, cioè il momento in cui l'autorità politica e l'autorità medica si erano messe insieme e in nome della sicurezza avevano irrigidito le strutture del controllo. Ecco, noi siamo stati esattamente in questa situazione. Il sistema sociale che abbiamo è molto più complesso, ma non c'è dubbio che la dimensione del controllo sia stata per noi in questo periodo particolarmente esasperata. E questo bisogna capire che tipo di tracce lascerà. Fino a pochissimo tempo fa, il vero binomio che si poneva era tra la libertà e la sicurezza. Cioè, quanto siamo disposti a sacrificare della nostra libertà in nome della sicurezza. Invece, durante questo periodo, è come se questo discorso si fosse spostato verso la polarità che vede la libertà e la salute. Cioè, non quanto siamo disposti a sacrificare della libertà per la nostra sicurezza, ma per un tipo di sicurezza speciale e molto sentito, fondamentale, che è quello della salute. A me fa sempre impressione quando entro in un locale e mi misurano la temperatura, no? Dei vigilantes che hanno la pistola nella fondina e poi in mano quest'altra arma che ti puntano alla testa, a me sembra sempre una specie di esecuzione a cui stanno incontro. Dalla app Immuni alla tracciabilità dei comportamenti, al fatto di dover lasciare il nome col numero di telefono se uno va a un ristorante per poter ricostruire il gruppo che era con te, siano tutte misure che, se sono necessarie, giustificate in questa condizione di emergenza, bisognerà capire poi appunto che traccia lasciano. Ci si abitua facilmente al controllo, basti pensare quanto ci siamo abituati a questa sorta di braccialetto elettronico che abbiamo in tasca, che siamo fieri di avere, per cui spendiamo molti soldi, che sono i telefoni cellulari, ma qui siamo di fronte però alla possibilità che si affermi una disponibilità a lasciarsi controllare che supera poi anche il dato dell'emergenza. E questa è un po' la cosa di cui avere paura, a meno che, e qui io mi rifaccio a una cosa che ha scritto il Titek proprio all'inizio di questo periodo, ma che poi anche altri gli hanno ripreso, a meno che non si voglia vedere in questo ancora un'opportunità e pensare a quello che, non so se l'ha chiamato così, ma suonava bene, una specie di socialismo sanitario. Non so se questo sarà possibile, però certo siamo di fronte a un, non a un bivio, a un trivio, no? come quello di Edipo, cioè o questa cosa lascia tracce, oppure siamo in grado di rovesciarla, o terza possibilità, la via di mezzo, quella che tende ad avere più probabilità di attuarsi, è che siamo completamente indifferenti a quello che succederà e si tenderà a rifare tutto come prima. È un po' peggio di prima, perché comunque saremo un po' indeboliti da questa situazione. Io naturalmente mi auguro che si possa reagire, però certamente quando ci sono dei processi così non è che si reagisce con una rivoluzione, cioè non è una cosa che si attua con un solo gesto, c'è bisogno di piccole cose. È molto complicato perché, ripeto, siamo appunto, come dicevamo prima, in un mondo in cui anche lo spazio privato diventa pubblico. Però mi pare che sia almeno un'allerta da non trascurare. In questo discorso dove si scambia lo spazio pubblico e lo spazio privato, anche la fruizione della cultura, e in qualche modo gli spazi digitali di istituzioni museali e culturali sono diventati uno spazio pubblico, anche se tu lo fruivi dai tuoi device, appunto dal tuo braccialetto elettronico. Che cosa ci dice quello che è successo a questo proposito, invece, rispetto allo spazio pubblico come spazio della conoscenza e dell'accesso alla cultura e alla produzione culturale, secondo te? I mezzi che avevamo a disposizione sono stati usati dalle persone e dalle istituzioni per fare qualcosa di diverso, per fare qualcosa che fino a quel momento non era stato fatto. Il violoncellista Mario Brunello, dalla cattività in cui si trovava, ha cominciato a dare lezioni
di violoncello via Facebook. Ci sono stati altri che hanno organizzato dei piccoli festival a distanza con musicisti che dalle loro case avevano registrato o mandavano in streaming in diretta le loro esecuzioni. La stessa cosa io credo che valga per i consumi culturali, o meglio per i consumi, non uso questa parola, per le istituzioni culturali. Nel senso che nel momento in cui io riesco a produrre dei contenuti che sono pensati non soltanto per l'isolamento e la reclusione, diciamo così, ma soprattutto per la possibilità di una diversa maniera di interagire con quell'istituzione, certo, allora io apro una possibilità nuova, una possibilità in più. Ogni volta che questo succede c'è sempre qualcuno che teme, come dire, una sorta di concorrenza, ma non c'è dubbio che in questo momento anche le istituzioni normalmente più renitenti al cambiamento siano quelle che invece hanno assolutamente bisogno di inventare una nuova relazione con il pubblico, di fare attraverso la rete qualcosa che non si fa nel museo. E questo credo sia stata una grande opportunità perché ha spinto le istituzioni, anche le più pigre, a interrogarsi, a muoversi, a dover fare qualcosa e a farlo inventando a seconda delle loro condizioni, delle loro esigenze. Homes are something that have been really central to the way in which my practice has developed. The first key projects that I did were homes. And for me, it was very much about the investigation of really the domestic at the end of the 20th century, the biggest century that probably injected an incredible amount of technology into the evolution of the home, and also brought us with the blurring of sort of our work day life, which is so vivid now, with the birth of the internet, the ability to also start to think about what workspaces could be like in the domestic realm. These early experiments for me were really to do with creative people, artists, writers, actors, etc., people who were performative. So this idea of seeing a home as a kind of research body for how it is evolving or how it will evolve in the 21st century has been very central to my work. I think homes will become even more, I think that the parts of the home will become even more programmed with parts of our public life. I think that what is becoming really increasingly clear is that from the early beginnings of a home being a kind of safe refuge, respite to rest before going back out to work again, I think in the sort of late 20th century, the beginning of the 21st century, we're sort of aggregating a lot of our public and private life into our desire for our sort of main dwelling with our primary sort of, you know, group of people that we kind of interact with, our family. It's interesting that the way in which we are now wanting to see if we can create sort of little ecologies of those different parts of our external life in the home so that we're able to maybe spend more time. And I think this pandemic time has obviously demonstrated to everybody that the technology is available to allow for the use of sort of global communication without necessarily flying in a much more succinct manner. And I think that is having an impact. I think it's clear that this pandemic has had a profound effect on the way we think about our work environment and our domestic environment. And I think that it is now starting to ask the question about how we layer space. You know, I think by the end of the 20th century, before the birth of the internet,
I think that people had libraries and studies, and those were kind of places to go and work. But with the birth of the internet, I think that these rooms, if you were lucky to have that space, or whether it's just a screen with books in front of it and a table that you work at, are now also morphing into spaces that we're actually spending a lot more time working. And I think that as we evolve what the home is, especially in the 21st century, I think this is going to become more and more important. How is that defined? How does that work? How do we spend time with our family? How do we work? And I think there's a lot of inspiration. I mean, certain types of creatives have been doing this already. You know, most artists or writers work at home, and I think have been prototyping this idea of the home and the workspace within the same confines. And I think there are many lessons to be learned from this idea of being able to create separations, but also layers and ways of kind of existing with work in a much more close way, rather than traveling to a place and come back. It's definitely going to become something that's much more profound, especially with technology making it so seamless in the time that we live in. Ho difficoltà a risponderti, perché in realtà, diciamo, la maggior parte del mio lavoro evidentemente è stato centrato sul tema della casa, ma non per scelta, diciamo, perché in qualche modo è capitato, ecco, quindi non posso dire che il tema più importante è quello della casa. È capitato quello, evidentemente ho lavorato molto più all'interno di questo problema, cercando di trovare delle modalità diverse per abitare lo spazio, ecco, però è una cosa che è capitata, non l'ho scelta, ecco, questo ci tengo a dirlo. Ecco, è importante perché in qualche modo, credo che in qualche modo, diciamo, la casa, quindi lo spazio domestico, è, diciamo, uno spazio in qualche modo che posso definire di formazione delle persone che abitano dentro, specialmente per le nuove generazioni che si insediano nello spazio, ma anche per gli adulti. Quindi l'importanza di ragionare sullo spazio domestico è quello che sai che hai un grosso impegno, perché dal modo di vivere, da come si diciamo ci si muove nello spazio, dalle relazioni che si stabiliscono, diciamo, all'interno di uno spazio, evidentemente si forma anche la persona, ecco, quindi in questo senso per me è molto importante, ecco. Diciamo che l'impegno sociale che uno ha all'interno, cioè su un tema così, diciamo, apparentemente limitato, piccolo, è quello che in qualche modo influisce sulle persone che occupano questi spazi in maniera molto pesante. Io l'ho visto nel corso di 40 e più anni, che proprio le persone, se hanno la disponibilità ovviamente di buttare, di spazzare via tutti i luoghi comuni di cui spesso i committenti sono infarciti, e hanno il coraggio di togliersi i paraocchi, di guardare oltre, evidentemente li modifichi totalmente. Io ho visto addirittura nel modo di vestire si modificano, o negli oggetti che scelgono, cioè quindi ogni cosa diventa poi una, perché si affacciano verso mondi che in qualche modo per loro sono preclusi, quindi tu li aiuti, diciamo, a riconoscere robe che non conoscono. I do not have the opportunity to design a private house long time, but I designed a small communal hut, home for all, for the people who had lost their home after big earthquake and tsunami in 2011 in Japan. It was designed as the living space where people can gather to talk and eat each other. They were living in the temporary housing,
but it was too small and too enclosed. But the same can be said in the normal residences in the city, because the housing today are more and more homogeneous, just boxes. So I designed many public architecture, such as libraries. It acts as a living space, just like the home for all. Under these circumstances, I also have been forced to attend the meeting online. Telework will increase in the future, but I have my concerns regarding this tendency, because communications between each other do not base only on words. It rides within the atmosphere felt with the five senses and reading of one another's facial, subtle expressions. It could be regrettable if people could lose such instinctive sensibilities. Residents today in a city like Tokyo no longer symbolizes a family. Many functions used to be equipped in a house are available within urban spaces. If you are willing to pay for it, it signifies a consumer society. In 1980s, at the beginning of the consumer society, I designed an installation PAO, a dwelling for Tokyo nomad women. That expresses what house is today. For example, if you have no living space or dining space in a house, there are many restaurants or cafes in a city. If you have no washing machines in the house, there are many laundries in the city. Or if you have no refrigerators in the house, many supermarket or convenience stores in a few minutes walk. Buongiorno, sono Cino Zucchi e vorrei condividere con voi alcune riflessioni di natura individuale, ma legate invece ad alcune altri ragionamenti fatti in forma più collettiva e innescati dalle recenti avvenimenti, in particolare quello, diciamo, di una pandemia globale, per cui che ha influenzato tutto il mondo, anche se in vari paesi può avere preso forme molto diverse. Questi ragionamenti che hanno a che fare con la dimensione domestica,
alla luce di una prigionia forzata, e a mio parere si collegano e hanno sullo sfondo pensieri più lunghi che non sono generati direttamente da questa emergenza. Potremmo dire che le emergenze accelerano processi in corso sia a livello intellettuale che a livello di azione, e quindi la riflessione sui modi di abitare, sulla loro conseguenza, su come noi diamo forma agli spazi, durano almeno da 150-200 anni. La riflessione quindi sul domestico non è riconducibile a un filone unico. E possiamo, per esempio, già subito fare distinzioni che hanno a che fare col tema dimensionale e scalare, che da una parte si collega alla composizione dei nuclei familiari e dall'altro evidentemente a un fatto economico. Per esempio, durante la pandemia, la mia esperienza individuale di padre di 4 figli, di cui 3 grandi vivevano ancora in casa, è del tutto diversa da persone che sono state forzate a un isolamento totale, persone che hanno vissuto 2 mesi in solitudine, potremmo dire. Alcuni hanno passato momenti forse più belli, quelli che avevano la fortuna di avere un giardino o un terrazzo grande, e alcuni altri sono stati costretti in mini appartamenti. Quindi la reazione allo stesso evento può aver avuto dimensioni molto diverse. Collettivamente ci può essere stata una revisione di 2 concetti. Uno è un feticismo, potremmo arrivare a dire, del concetto di co-housing e di co-living, che ancora fino a gennaio sembrava lo slogan universale, e invece la ripresa di temi dove la generosità spaziale, vorrei dire quasi dimensionale, di una stanza o di uno spazio diciamo esistenziale non deve coincidere con quello del minimo. Cioè potremmo dire che abbiamo messo, non in crisi ma comunque in revisione critica, il concetto di existence minimum, che evidentemente ha sempre avuto una sua storia importante, perché agiva su un contesto di grande degrado igienico, sociale e anche ed economico, per cui io ho grande rispetto in generale per la tradizione razionalista, che era basata su una sorta di egualitarismo della famiglia tipo. Se guardiamo i diagrammi di Otto Neurath, gli uomini sono fatti a sagome nere, no? C'è l'omino, la donnina, come quelli che troviamo sui gabinetti o sui segnali, diciamo, di orientamento nelle stazioni, l'uomo tipo, la donna tipo, il bambino tipo e la bambina tipo sono stati uccisi dal menù a tendina, dall'idea della scelta individuale, per cui forse non esistevano più, ma certamente l'alloggio tipo del mercato immobiliare con angolo cottura, living, 2 stanze, 2 bagni, ancora risentiva di questo diciamo modellizzazione di fatto su una famiglia felice, che anche quella forse non esisteva già più all'inizio del coronavirus. La comunità del demanio ha contribuito a portare avanti un tema della comunità interrogante, riscoprendo alcune figure emblematiche della comunità locale, non solo. Ho imparato al demanio che la rivitalizzazione di Sergio Anselmi significa mettere in connessione le colline e le aree interne marchigiane con l'Adriatico e con l'Albania, che rimanda al grande tema del Mediterraneo, e interrogarsi sul significato della comunità a fronte delle migrazioni che vengono avanti.
e quindi della contaminazione, perché la comunità è individuare le faglie, le rotture, ma dentro questo ricostruire soglia che viene avanti. Demanio Marittimo chilometro 278 inizia al tramonto e finisce all'alba. Uno statement, un gesto e una promessa. Una 12 ore dell'arte, dell'architettura, del design, delle storie e delle geografie. Il progetto, ideato e curato da Cristiana Colli e Pippo Ciorra, è promosso dalla rivista Mappe, Marche, Architettura, Progetti, Pensieri e Eventi e dall'Associazione Demanio Marittimo Chilometro 278. In collaborazione con il MAXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, la Regione Marche, il Comune di Senigallia, la Camera di Commercio di Ancona e con il supporto di un'ampia rete di imprese, istituzioni, associazioni culturali. È un luogo forse molto neutro, dove la qualità non va trovata nei singoli elementi, perché in realtà c'è molta edilizia, molto poca architettura, ma forse è proprio questa situazione che rende lo spazio uno spazio estremamente vitale, nel quale far lavorare il cervello, il cuore, nel quale appunto pensare a un nuovo mondo dove la qualità e appunto la bellezza possano avere il sopravvento. I protagonisti di questi anni che aspettano le Marche, da Boeri a Cucinella, alle soprintendenze, alle università. Ecco, l'idea di comunità noi l'abbiamo rappresentata, 7 anni di Demanio, 10 anni di Mappe, 20 anni di impegno editoriale e culturale. Ecco, questo è un bilancio che non è un bilancio chiuso, però è sicuramente una responsabilità ed è già la materializzazione di una comunità che esiste. Poi c'è la comunità che viene e questo è tutto un altro processo di cui speriamo di poter essere anche in questo coautori, non autori unici, ma coautori. Mappelab è un marchio registrato per far sì di poter creare un portale dell'architettura che potesse continuare la filosofia della rivista Mappe. Abbiamo riscontri di questa manifestazione da tutta Italia, sicuramente anche dall'estero, perché è unica nel suo genere, è una maratona culturale che non c'ha eguali. I've never experienced this 6 p.m. to 6 a.m. situation. So speaking at midnight, it's still filled with people. You know, I think there's a certain enthusiasm that people are interested and passionate about work. And at the end, I think architecture is mainly about making places. You know, and I think having it here, having it this time to discuss architecture, discuss the community, discuss planning, and it's a memorable event. And I think this is where ideas could be exchanged. And I think having it in this setting is fantastic. Architettura è oggi un concetto meno solido e chiuso di un tempo. Sempre meno è limitato agli edifici costruiti o ai progetti che li rappresentano. Sempre più si espande verso l'attività dei musei,
le pratiche installative e artistiche, l'attivismo politico e spaziale. Questo da un lato rende l'architettura più debole, vulnerabili alle incursioni dell'arte, dell'antropologia, del mercato. E dall'altro le offre nuove possibilità e nuovi spazi concettuali. In questo nuovo campo di battaglia, Demanio Marittimo ricopre un ruolo doppio e simmetrico. Conferma la missione ultima dell'architetto, chiamando i progettisti più bravi e innovativi a raccontare le storie dei loro edifici e il loro impatto sullo spazio fisico e sociale. La sfida è anche una sfida metodologica, intercettare tutte quelle comunità creative che stanno sulla dorsale adriatica. Quindi senza darci un orizzonte stretto e chiuso dalla geografia, ma puntando fortemente sulle storie. I think first of all to compress the time of an event, to do it once kind of in a lifetime, maybe once in a year, and to do it looking east here, which is beautiful but also symbolic in every way. Intorno alla spiaggia, nel territorio, ci sono le comunità colpite dal sisma. Le aree interne che non vogliono disperdersi e cercano gli strumenti per ricostruire non solo i luoghi, i manufatti, ma la vita. La relazione tra le persone e le cose. Così l'Agorà di Marzocca diventa una comunità di comunità, un demanio di demani, un luogo di luoghi e di metafore. Approdo e ripartenza di un impegno ventennale, editoriale, culturale, comunitario, dentro e oltre l'Adriatico. Una comunità che in qualche modo vive lo sradicamento, vive la dissoluzione in pochi secondi di secoli di storia e di decenni di memoria, no? Secoli di storia che è collettiva e secoli di memoria che è soggettiva. Però vive anche, come dire, una grande opportunità in alcuni casi. Ecco, io credo che la cosa che noi dovremmo riuscire a fare, non noi, quello che la politica soprattutto dovrebbe riuscire a fare, sarebbe di trasformare questa discontinuità in consapevolezza e anche in voglia di cogliere l'opportunità di costruire il futuro. Il bacino, il cratere di questo sisma è enorme, è molto differenziato, però ci sono alcuni temi comuni e credo che un momento come questo sia utilissimo, perché in modo diverso, con voci diverse, con racconti, esperienze diverse, però stiamo tutti cercando di dare un senso a questa ricostruzione. Il rapporto con il Demanio Marittimo è nato da subito perché io credo che sia fondamentale confronto tra la cura del paesaggio, l'approfondimento dei temi della conservazione e della tutela con quello della cultura contemporanea. Credo che questo rapporto vada assolutamente ricostruito laddove si è sciolto e il confronto quindi con la riflessione che si fa a Demanio guardando l'architettura da diversi punti di vista sia importantissima anche per restauro, tutela e conservazione. La comunità si basa su un principio molto semplice, un rapporto fiduciario tra le persone e le istituzioni che le governano. E questo purtroppo il terremoto e la cattiva politica ha allontanato il principio della fiducia. Allora, se non c'è fiducia non c'è legge che tenga, non c'è decreto che tenga. Quindi il senso di comunità nasce dalla ricostruzione di un processo di relazioni di fiducia. Oltre i confini della progettazione, quando il design incontra la comunicazione, la cultura e la società, quando intuisce i bisogni e i desideri delle persone e incorpora nelle forme identità e funzione. Nella regione leader della manifattura europea, Demanio accoglie i protagonisti della scena internazionale: Ron Gilad, Left Loft, Denis Santachiara, Ronen Kadushin, Andrea Anastasio, .. e dialoga con gli autori del territorio. Il design e i suoi network. Un ecosistema innovativo e trasversale, con l'omaggio a Massimo Vignelli e alle icone nazionali. La Poltrona Sacco, un evergreen da oltre mezzo secolo. Il Bauhaus, l'anno internazionale della luce. E l'ADI, i musei d'impresa e gli archivi. Comunità ed eredità condivise.
come dire, Sinigaglia diventa il centro del mondo e ce ne vorrebbero tanti i centri di questo genere, perché secondo me è un modo di incontrarsi, discutere, ma poi è anche un'occasione per vedere dei colleghi, vecchi amici, sentire delle cose che non si sanno. È una bella storia, è una bella storia che funziona. Se il mondo è un globo, una sfera, e io cammino, quello che mi lascio alle spalle, prima o poi me lo ritrovo davanti. Allora il problema è esattamente nel momento dell'incontro tra ciò che ci siamo lasciati alle spalle, che ci affronta di nuovo. Bisogna riconoscerlo per tempo, perché altrimenti ci restiamo sotto, ne veniamo schiacciati. La costa adriatica è una delle tante piazze dove si incontrano e si misurano le tensioni e i desideri che definiscono l'Europa attuale, quella che vorremmo costruire e quella che molti vorrebbero raggiungere. Ad un tratto gli ho detto: guarda che siamo con le spalle all'Albania. L'Adriatico e le navi erano il muro di Berlino dell'Albania, in fin dei conti. Quel mare adesso è diventato un mare che lega, in un certo senso, i due paesi. Lo spazio non funziona più, se per spazio intendiamo quello che Tolomeo intendeva. Se lo spazio non esiste più, esiste il luogo. Cioè esiste quella piccola parte puntuale, se si vuole, della faccia della terra, che non si può scambiare con nessun'altra. Sarajevo, città olimpica, città assediata, città abbandonata per questa epoca, invita più grandi artisti della nostra epoca, che loro formano con loro opere una nuova loro collezione d'arte contemporanea mondiale a Sarajevo.
dal 2015 fino al 2018, si realizza la fase finale di questo progetto, la costruzione del Museo Arsevi a Sarajevo, secondo progetto architettonico di Renzo Piano. Tutti dobbiamo ricordarci del centenario del pace dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel dopoguerra, tedeschi, olandesi e scandinavi cominciavano a fare di questa costa la sede della loro villeggiatura, costruendo una prima versione pacifica e molto entertaining dell'integrazione tra i popoli europei. Oggi le coste sono il campo allungato dell'interminabile battaglia tra chi vuole un'Europa più chiusa e selettiva e chi invece la considera una spiaggia su cui sbarcare a tutti i costi per cercare salvezza e una vita migliore. Il nome di questo progetto che ho iniziato da 2 anni in Albania, a casa mia, l'idea era quella di creare un luogo che avesse nello stesso tempo la dimensione intima di una casa, ma anche che fosse un luogo aperto alla comunità locale in Albania, ma anche ai contributi internazionali che potevano arrivare da fuori dall'Albania. Penso che questa cosa ha senso per me, credo che abbia senso per il contesto albanese, ci sia bisogno di uno spazio di questo tipo, però credo che ci sia bisogno anche in generale, no? Di spazi magari creati da artisti dove l'arte viene non celebrata ma messa in discussione. Fiume, con l'inizio del Covid, ha praticamente chiuso tutte le attività e la città è andata in bancarotta, perché hanno praticamente anticipato tutti i soldi per tutte le manifestazioni culturali. E parallelamente al Covid è successa la tragedia del terremoto di Zagabria. Quindi i soldi promessi per le attività culturali che dovevano coprire gran parte delle attività di Rijeka 2020 sono andati per la ricostruzione di Zagabria. Il Ministero ha spostato i finanziamenti un po' anche attendendo il momento giusto, perché nell'attuale Croazia, che è principalmente di centrodestra, Fiume e l'Istria sono tendenzialmente anti-Zagabria e sono, diciamo, centrosinistra tradizionalmente, e quindi anche questo conflitto politico ha portato, c'è stata una scusa formale anche per noi. Quindi il Fiume in questo momento è in bancarotta, ma disperatamente si sta cercando di aprire quello che si può. Una delle grandi manifestazioni, uno dei grandi appuntamenti è quello su cui stiamo lavorando noi da ormai 2-3 anni, ed è quella di cercare di raccontare Fiume attraverso l'architettura e il territorio e la storia della città nei suoi rapporti con le 5 grandi capitali che l'hanno costruita, cioè prima Vienna, poi Budapest, poi Roma, Belgrado come capitale della Jugoslavia e in seguito Zagabria. Quindi abbiamo iniziato 2-3 anni fa a fare questa presa che è già pronta, che è arrivata fino al traguardo, ma sono mancati i soldi per aprire la mostra. Una mostra che è di oltre 2500 metri quadri che si è arenata. Alla fine siamo riusciti a trovare i finanziamenti, il 13 agosto apriamo ovviamente in versione ridotta. Parallelamente però
la città si è fermata, ti raccontavo prima, la città è in bancarotta e non, pochissime iniziative avranno luogo. Tutte le manifestazioni teatrali, tutte le cose che erano pianificate per essere fatte per strada, come dire, nei teatri si sono bloccate. Poche mostre andranno avanti e soprattutto profondamente riviste nel budget. E questo è un dramma economico per la città che rischia tantissimo. Ovviamente lo Stato interverrà e coprirà i buchi, ma tutto il grande progetto che doveva un po' far rinascere Fiume è collassato. Fiume è l'unica città in Croazia sul mare che non ha un'attrazione turistica particolare, e questa invece era un'occasione per cercare di riscattare questa immagine. In realtà Fiume ha una storia straordinaria, una storia molto interessante da raccontare, da imparare, che è una storia di ottocentesca e novecentesca, e non invece come quella calma e tranquilla gotico bizantino e rinascimentale che porta milioni di turisti a Spalato, a Dubrovnik, a Zara e a Šibenik. Qui la storia è invece molto più problematica, molto più conflittuale, e oggi ci sentiamo in realtà in un momento storico particolare. Oggi è lunedì e Mattarella e Boris Pahor, i due presidenti delle repubbliche slovene e italiane, si sono trovati a Trieste davanti al vecchio palazzo di Max Fabiani, che è stato incendiato nel 1920, a ricordare un po' l'inizio della grande frattura tra mondo slavo e mondo italiano, lanciato da questa in seguito al collasso dell'Austria-Ungheria e la conquista da parte del fascismo dei territori dell'Adriatico dell'Est. Ebbene, questa Fiume è esattamente come Trieste, cioè è una città che ha sempre vissuto nell'Austro-Ungheria, e l'Austro-Ungheria voleva dire tantissime lingue, tantissime appartenenze, tantissime culture che hanno vissuto nella stessa città. E mano a mano che le guerre si sono avvicendate nel corso dalla prima guerra mondiale, nel corso di tutto il Novecento, mano a mano queste culture, queste diversità sono diventate monocultura e monoetnia. Fiume vince 6-7 anni fa con il motto della città della multiculturale, della diversità, no? E puntando sulla propria storia multietnica di Porto, che è stato il crocevia di migrazione, che è stato il crocevia di... In realtà lo vince nel momento storico nel quale è assolutamente monoetnica, cioè non mai è stata così monoetnica come adesso. E la grande speranza era quella di intercettare un flusso turistico che comunque verso la Croazia è molto aggressivo, di intercettarlo offrendo qualche tipo di alternativa. Una di queste è ad esempio il restauro della grande barca di Tito, per esempio, no? che è il Galeb, che è questa barca di 120 metri, che in realtà è una barca italiana degli anni 20, che Tito usa, restaura nel corso degli anni 50, e questo restauro è stato posticipato e chissà se verrà mai realizzato fino in fondo, ma doveva diventare museo della città, in mezzo al porto, con l'idea anche che si poteva dormire dentro e andare a fare una conoscenza di Fiume attraverso la visita di questa barca. Poi tutta una serie di progetti più, diciamo, di rifacimenti di porzioni del centro per fare un museo di arte contemporanea, così, che si sono arenate drammaticamente.
E quindi sia materialmente che immaterialmente, diciamo, il racconto di questa cultura, della storia di Fiume, si è fermato. Speriamo di riuscire a concludere, aprire la nostra mostra il 13 di agosto, che sarà un frammento del racconto di questa storia. Il sogno di riavviare il traffico attraverso la ferrovia credo sia completamente svanito, perché Fiume continua a essere collegata con Vienna e con Budapest, ma con una ferrovia che è la stessa di quella di 150 anni fa, e l'attraversamento ha gli stessi tempi di 150 anni fa. Quindi, diciamo, alla fine materialmente penso che rimarrà molto poco, e questo grande investimento che è stato fatto, ahimè, di solito le città capitali della cultura vantano quasi 1,5-2 milioni, quelle diciamo meno ambiziose di visitatori ne fanno, qui è andata male. Non si arriverà neanche a 100.000. La disciplina, vasta e articolata, i protagonisti, la filiera, i giovani autori, i curatori, le accademie, i musei, i grandi eventi espositivi, le best practices, le gallerie come imprese culturali, centri di produzione e disseminazione. Demanio è racconto e committenza per lo sviluppo del paesaggio contemporaneo. Progetto che tende a innovare all'interno della tradizione e a creare questo dialogo stretto e estremamente proficuo tra le diverse sponde del Mediterraneo. L'arte per me è un linguaggio importante, che però non è soltanto il linguaggio dell'artista, dell'opera d'arte dell'artista, ma è anche quello che è legato alla produzione. Il canto della chitarra a lei non basta più, e il condono della chitarra a lei non basta più. Trovate Ortensia, che muore fra i lilla, fragile e dimenticata.
sorridente e fragile tra il là della vallata. La riconversione sono tutti aspetti che partecipano alla necessità di rimettere in movimento un immaginario collettivo, una sintonia e quindi uscire anche dall'ebbrezza solitaria e narcisistica dell'io. Il mare, il treno, il luogo comune, questa spiaggia comune, semplice, modesta, senza esclusività, ma è una cosa inclusiva. Mario, benvenuto a Demanio 2020. Ecco, siamo lontani, siamo lontani, ma ci siamo, è già qualcosa. Quest'anno per noi sono 10 anni e per Continua sono 30. Forse tutto è cominciato con un progetto a oggi non mai più imitato, che è Arte all'Arte. È così? È cominciato prima, perché noi abbiamo fondato, Maurizio Rigilio e Lorenzo Fiaschi, l'Associazione Arte Continua e la Galleria Continua nel 1990. Quindi diciamo sarebbe una festa un po', se si può parlare di festa con questo lockdown. Quindi noi abbiamo cominciato questa attività, diciamo, più per non disperdere la nostra amicizia che perché pensavamo di fare chissà quale cose. In realtà, appunto, avendo alle spalle una città come San Gimignano, diciamo, essendo lì dentro, benché avessimo a quel tempo, quando abbiamo cominciato, uno spazio di 6 metri per 5 e forse neanche 3 sedie, perché facevamo un po' a turni a stare seduti, e volevamo in qualche maniera, ecco, tentare di portare quel tipo di contemporaneo come quello che avevano fatto, diciamo, le persone che avevano lasciato la città
in quel modo. Quindi noi abbiamo pensato subito che il confronto era il nome che abbiamo scelto, sia per la galleria che continua che per l'associazione che è Arte Continua. Era proprio tentare, diciamo, rispetto a un'idea futurista che per noi non andava bene, di cercare la continuità con il livello del passato. Quindi abbiamo pensato mai di fare degli artisti locali, sempre di avere un dialogo con il territorio. Non volevamo, diciamo, fare come tante altre realtà che vedevamo in quel tempo, diciamo così, la finta associazione per fare la galleria o viceversa, insomma. Cioè, nel senso, gli artisti hanno capito quando noi facevamo mercato e quando noi non facevamo mercato e ci hanno dato fiducia loro. Certo. Da loro sono arrivati anche poi collezionisti e quant'altro. Ed è stato così che in qualche modo anche tutte le comunità intorno a San Gimignano hanno avuto opere straordinarie, hanno avuto un dialogo facile con molti protagonisti. Semplice, credo non sia neanche ora. Non lo è neanche oggi. Comunque, ecco, una cosa importante è che noi abbiamo incontrato sulla nostra strada sia Elio Grazioli, che mi piace ricordare, che è stato il primo che è venuto in nostro soccorso proprio nel 1990, insomma, ancora non eravamo dei ragazzotti così con tante idee, ma l'unico che ci ha preso un po' sul serio e poi in considerazione è stato Elio. E poi Luciano Pistoi che è stato un po' una specie di padre spirituale per noi tre, che insomma una figura che ci ha ispirato tanto, sia perché appunto faceva questo progetto a Radda in Chianti, insomma, al castello di Volpaian, e sia perché avevamo iniziato, diciamo, a sognare arte all'arte insieme a lui. Cioè, quando lui è morto nel 95, io avevo tutt'altro destino, diciamo. Volevo fare il politico da giovane. Però, insomma, cioè, muore Luciano Pistoi, ecco, noi ci sentiamo un po' così, non volevamo abbandonare quello che lui ci aveva fatto vedere, insomma, ci aveva mostrato che l'arte veramente aveva delle implicazioni importantissime e anche bellissime e divertenti. Quindi nasce un po' da questo tipo di situazione qua, arte all'arte, che però senza che noi avessimo fatto l'esperienza della galleria, quindi stare attenti a conti, stare attenti a come viene fatto un lavoro. Cioè, diciamo così, lo spazio chiuso della galleria è stato un po' la palestra, un po' il laboratorio per poter affrontare poi lo spazio aperto, lo spazio pubblico, ecco. Secondo me è uno schema interessante anche per i musei, cioè nel senso che il museo deve diventare un elaboratore, uno sperimentatore poi per fare interventi nella città. Cioè deve creare una continuità tra, diciamo così, tra il punto in cui si elaborano le cose, in cui si possono vedere nella loro interezza e poi dopo bisogna andare in qualche maniera ad agire dove stanno tutti gli altri. Non dobbiamo, come dire, stare dentro, dobbiamo stare sempre tra dentro e fuori. L'esperienza di Lemoulin, che noi peraltro abbiamo raccontato con Lorenzo, con la direttrice e con lo studio di paesaggio che vi ha accompagnato, l'abbiamo raccontata a De Manio qualche anno fa. Beh, Lemoulin ha insegnato ai francesi come si fa, in qualche modo, forse perché voi l'avevate un po' già fatto in altre sedi, ma potremmo dire la stessa cosa della Havana. Anche lì avete trovato un modo con il governo cubano per avere un progetto che sta anche quello a metà tra lo sviluppo dell'accompagnamento dei giovani artisti e lo sviluppo di un'infrastruttura del contemporaneo. Probabilmente anche a Pechino, negli anni in cui siete arrivati, cioè ogni volta che siete usciti dai confini nazionali avete fatto esperienza di questo mettersi in mezzo che dicevi tu. Sicuramente l'esperienza da cui vieni poi la porti con te. Quindi certamente abbiamo, come dire, comunque Lorenzo è nato in Francia, quindi non è che l'abbiamo fatto solo tra italiani, l'abbiamo fatto sempre, diciamo, tra gente un po' a cavallo. Io sono nato poi in provincia d'Avellino, anche se sono cresciuto in Toscana, quindi
siamo degli ibridi noi come natura, e quindi in qualche maniera forse come ibridi questa idea, diciamo, di rimanere noi come nucleo di connessione, poi riusciamo a connetterci anche con altre situazioni. Chiaramente per noi è importante, come dire, anche in posti dove manca la libertà, insomma, oppure ce n'è proprio poca, oppure dove magari non ci si aspetta che succeda qualcosa, poi riusciamo a costruire invece delle relazioni, delle, e anche delle realtà che magari non erano attese. Ci muoviamo un po' perché conosciamo qualcuno e magari come noi era alla ricerca di qualcosa che nessuno gli portava, insomma, no? Diciamo che voi siete specialisti nel portare le astronavi in questi luoghi. Sì, però ecco, diciamo, siamo partiti da un'ape. Se vedi un'immagine che abbiamo noi di quando abbiamo fatto i 15 anni, eravamo sull'ape. Per fare una metafora, diciamo, di mezzi di rimozione, diciamo, uno dei tentativi che c'era di Arte all'Arte era quello di, come dire, proporre questo modello in più posti in Italia, coinvolgendo magari e anche incitando altre gallerie ad aprire una loro parte non profit e a lavorare sul loro territorio, in modo che poi se te sviluppi 4-5 territori in Italia in quella direzione, li metti anche in competizione tra loro, diciamo, la speranza era che si innestasse un percorso di competizione, diciamo, per chi faceva meglio, per chi invitava gli artisti più bravi, e quindi anche nella parte pubblica, anche nella parte, diciamo, delle città. E poi per me rimane sempre il punto fondante, importante, perché alla fine tu vivi dentro una città, vivi dentro un posto urbanizzato dove vivono altri esseri umani, e se le città sono piene di periferie, diciamo, non è che proprio sei così contento di starci. Tu hai in mente delle situazioni anche non italiane per forza, dove veramente invece questa centralità dell'arte ha potuto costruire un'emancipazione delle comunità? Cioè hai in mente qualcuno che è riuscito a fare quello che tu desidereresti fare? O che avevi in mente di fare? Ma non lo so, io sono un po' ignorante. Perché... No, voglio dire, anche magari esperienze che ti è capitato di vedere e un po' io incarnavano quello che dici. No, diciamo ancora, perché... Cioè per me era più un discorso, diciamo, sui piccoli centri, cioè più un discorso veramente sulla campagna, cioè di pensare la modernità. Cioè io ho studiato la qualità totale, no? All'università, sociologia del lavoro, quindi praticamente mi interessava la generazione del tempo, e secondo me il tempo dell'Occidente era finito quando è arrivata l'ondata dell'Oriente, del Giappone soprattutto, e poi della Cina come paese, diciamo, che rompe il gioco dell'Occidente. Quindi, cioè, per me era una specie di reinizio di rivoluzione in questa cosa qua. Cioè, per me portare gli artisti dal mondo dove era nata la modernità, cioè San Gimignano, Colle, insomma, la provincia di Siena e Firenze, quindi dove è nato il Rinascimento, dove è nata l'idea di progresso, dove è nata l'idea della fuga in avanti, insomma, del domani sarà sempre meglio di ieri. Ecco, per me portare gli artisti di tutto il mondo a pensare insieme agli artisti di prima e obbligarli, anche a chi non conosceva l'Occidente o la cultura occidentale, a pensarsi sulle radici da cui era nato. Speravo che con queste opere permanenti, collegate a quelle vecchie, nascessero visioni per quelli dopo, per le generazioni future, che potevano superare questa idea, diciamo, di appropriarsi degli altri senza rispetto. Diciamo, l'Europa per me aveva un po' questa possibilità, e per me la Toscana, insomma, e poi avevamo fatto dei progetti europei anche con le Fiandre, noi. Un progetto si chiamava proprio Rinascimento, Nascimento, quindi c'era, cioè, più chiaro di così. Era un po', diciamo, una speranza che in qualche maniera l'arte potesse ridare le visioni per i prossimi 500 anni fuori da quest'idea per cui sei meglio per forza perché sei bianco, perché sei un maschio, perché queste robe qui.
quindi arrivavano artisti da tutto il mondo in queste piccole comunità che avevano salvaguardato il suo patrimonio incredibile, e gli artisti erano obbligati a confrontarsi con chi era lì da 1000 anni, che quindi se lui voleva fare l'artista come quello che era vissuto 1000 anni prima doveva fare qualcosa, doveva immaginare per... dei segni forti, doveva immaginare qualcosa per i prossimi 1000 che durasse almeno 50 anni dovrà. Fra l'altro la definizione arte all'arte sta proprio in questo dialogo, no? Il concetto è sempre stato questo. Continuare l'arte attraverso, cioè l'unica cosa che poteva continuare l'arte, ma anche in quel senso diciamo più sociale, più comunitario, era cercare nel presente chi era internazionale come gli artisti del passato, perché erano internazionali, sia perché se li scambiavano nelle varie corti, ma anche perché i turisti vengono da tutto il mondo a vederli. Non possiamo giocare a livello più basso, dobbiamo sempre portarlo un po' più in là. Mario, io ti ringrazio molto, rinnovo l'invito quest'altro anno a questo punto, sperando di vederci in spiaggia. Grazie Mario. Ciao Cristiana. A presto, ciao, grazie. Ciao. Happy birthday. Stefano, grazie di essere con noi a Demanio 2020. Ti ringrazio perché la tua esperienza è interessante, pensando a quello che è la storia del Demanio e la contaminazione delle discipline. Tu sei un architetto, hai lavorato con Herzog & de Meuron, sei un curatore e oggi sei il direttore di una delle gallerie del sistema Hauser & Wirth. Hai diretto Londra e oggi St. Moritz, se non sbaglio. La galleria è organizzata su due fronti. Ci sono dei direttori che sono responsabili dell'interfaccia, direi, della galleria verso i collezionisti, e ci sono gli artist liaison che sono i responsabili dell'interfaccia della galleria verso gli artisti. E io sono stato uno dei direttori di Londra per 2 anni, continuo ad esserlo, e sono il solo direttore presente a St. Moritz in Svizzera. Mi occupo specificatamente di 3 artisti che sono Christoph Büchel, Fabio Mauri e tangenzialmente August Zander. Quello cosa rappresentano grandi network come Hauser & Wirth nel sistema dell'arte contemporanea? Sicuramente il dialogo tra i luoghi e queste gallerie è fondamentale. Hauser & Wirth ha esperienze diverse nel suo portafoglio di luoghi. Con te volevo in qualche modo raccontarne 3 che sono diversi tra di loro, però sono 3 modelli. Innanzitutto, è vero questo ragionamento per cui a ogni luogo corrisponde una scelta di galleria? La galleria Hauser & Wirth è unica perché c'è un modello orizzontale. Ogni galleria ha una personalità, un carattere, una relazione con il luogo che sono fondamentali. Abbiamo la galleria primaria, nel senso quella originale, che è Zurigo, dopo la quale la galleria si espanse negli Stati Uniti e a Londra. E per tanti anni abbiamo mantenuto un sistema binario con l'Europa, con Zurigo e Londra, e l'America con 2 gallerie a New York, una a Chelsea e l'altra nel Upper East Side. E negli ultimi anni c'è stata un'espansione esponenziale che ha fatto sì che la galleria aprisse sedi in Somerset, nella campagna inglese, a Los Angeles, a Hong Kong, a Stad, St. Moritz, Menorca, e tutte queste sedi ovviamente hanno reso ancora più complessa l'organizzazione della galleria, ma ci permette anche di essere molto più capillari e di offrire agli artisti delle location straordinarie da cui prendere ispirazioni e sulle quali è possibile costruire nuovi progetti. I modelli più interessanti sono invece Somerset, Los Angeles e Menorca, che per l'anno prossimo, perché incorporano una ossessione del nostro fondatore Ivan Wirth
e della moglie Emanuela, così come dell'altro presidente che è Mark Payot, che è quello di espandere il modo di apprezzare l'arte all'hospitality. Da questo punto di vista il paradigma fondamentale rimane quello del Somerset, la prima galleria aperta a circa 2 ore da Londra, in cui il confine fra una sorta di luogo per progetti speciali per artisti, galleria, centro culturale, centro per la comunità, si fondono per creare un'organizzazione completamente nuova. Somerset fu una straordinaria sfida sviluppata da Ivan e Emanuela personalmente, perché Ivan e Emanuela vivono in Somerset, e decisero di acquistare un grande appezzamento di terra dove ancora oggi ci sono un'agricoltura intensiva e ci sono degli allevamenti che servono per rifornire il ristorante che è all'interno della galleria. E la galleria ha raggiunto soltanto il primo anno 300.000 visitatori, che è un traguardo straordinario. E molte delle persone che lavorano in questo piccolo centro di Bruton, in Somerset, hanno sviluppato un attaccamento fortissimo alla galleria. La galleria ha creato una sorta di economia per la comunità, e questo è un progetto culturale tanto quanto politico nel senso più nobile del termine, cioè di un lavoro sviluppato con la comunità. In Somerset noi ci soffermiamo su artisti che abbiano magari dei rapporti stretti con il territorio, penso a Don McCallum, per esempio, una mostra che in questo momento è visibile in Somerset, e Don McCallum vive in Somerset. Abbiamo fatto delle collaborazioni con Hans Josephson e Peter Martin, perché c'è un centro di architettura straordinario che si chiama Drawing Matter, a poche centinaia di metri dalla galleria, e la collaborazione con Peter Markley è stata così uno strumento per rafforzare questa connessione con Drawing Matter. Abbiamo fatto grandi e ambiziosi mostre di artisti che lavoravano con sculture per esterni, outdoors. Penso per esempio alla meravigliosa mostra di Calder, che avrebbe senso quasi esclusivamente in Somerset, perché non ci sono spazi outdoors altrettanto belli nelle nostre altre sedi. E quindi c'è sempre una sorta di declinazione specifica sul territorio. Sono convinto che il Somerset costituisca un nuovo paradigma territoriale di collaborazione fra gli artisti e la comunità, che può avvenire soltanto nella campagna, perché gli artisti hanno il tempo per sviluppare nuove idee, non hanno la pressione di dover fare qualcosa di commerciale a tutti i costi. Rencula, se non sbaglio, aveva detto che la campagna è la vera frontiera delle zone di conflitto, non più la città ma la campagna. E forse aveva in questo senso aveva ragione. Stefano, un luogo completamente opposto per certi versi a Somerset, ma non meno innovativo, non meno interrogante per le scelte che contiene, è la Galleria di Los Angeles. Ce la racconti? È esattamente lo stesso modello del Somerset, è impiantato in downtown Los Angeles. Quindi abbiamo... Sebbene ovviamente il contesto sia urbano, c'è un grandissimo spazio, un intero isolato urbano in downtown Los Angeles con un ristorante. È interessante perché non abbiamo un appezzamento di terra per l'agricoltura, ma abbiamo creato delle garden terraces con urban farming sul tetto della galleria, e in un punto del chiostro interno ci sono dei polli e degli animali che mantengono questo aspetto rurale della ricerca. Quindi, sebbene i contesti siano diversi, la missione e l'obiettivo della galleria, o delle due gallerie, possono convergere.
Quindi sostanzialmente quello che Ausrenovirt mira ad offrire è un'esperienza tutto tondo. Un'altra cosa interessante è che quest'idea che poi è sviluppata nel Mediterraneo anche con il progetto molto bello di Isla del Rey a Menorca, che aprirà l'anno prossimo, e che consisterà, come nel caso del Somerset, in una galleria, in un centro in un piccolo hotel, in un ristorante e in un museo eventualmente. Gestiti dalla galleria. Ci sarà un intero spazio, un'intera ecologia organizzata intorno a questo concetto di arte. L'idea di hospitality è così importante che alcuni dei progetti della galleria si sono mossi direttamente in questa direzione, come il grande hotel in Scozia, il Five Farms, che ha vinto il premio come miglior albergo del 2019 e che più che un albergo, è un museo con 14.000 opere d'arte dal periodo vittoriano ad oggi, e le persone che vi sono ospiti sono circondate da un Gesamtkunstwerk, da un'opera d'arte totale che celebra il rapporto fra la Scozia e i temi venatori e l'arte vittoriana dal 1850 fino all'arte contemporanea di oggi. Al vostro fianco ci sono organizzazioni umanitarie, c'è l'ONU, mi pare, cioè c'è un'infrastruttura di relazioni di grande portata, per cui si capisce che lo standing del progetto supera quello che è la predisposizione di uno spazio esclusivamente per l'arte. Lo spazio è molto, molto bello e molto complesso. È una piccola isola all'interno del più profondo harbor naturale al mondo dopo Pearl Harbor, che è nell'isola di Menorca. E nell'isola c'era un vecchio ospedale, che era il Lebrosario del Settecento, che la galleria ha ristrutturato secondo i dettami più specifici e in totale assonanza con le autorità locali. Il capitale umano di Ausrenovirt come gestisce questo tipo di complessità progettuale e anche gestionale di questi luoghi? Perché quello che tu hai raccontato va oltre il lavoro stretto legato all'arte. È giusto, la galleria è un'organizzazione molto complessa, ci sono centinaia di persone che lavorano secondo dei protocolli molto stringenti e molto chiari, e c'è una dinamica molto interessante perché, come tu giustamente suggerisci, è una costellazione ed è un network, e allo stesso tempo è un'organizzazione molto chiara con un brand molto preciso e riconoscibile. Quindi parlare di costellazione o di network da solo non è sufficiente. C'è una chiarissima leadership con una direzione curatoriale, artistica, organizzativa molto chiara e che permette ad ogni location di essere integrata completamente all'interno delle attività di tutte le altre. E abbiamo Zurigo, Gstaad, St. Moritz, Londra e Somerset, escludo la Scozia perché non fa proprio parte della galassia della galleria. Poi abbiamo due gallerie a New York, ne abbiamo aperto un'altra recentemente negli Hamptons, a Southampton, una grande galleria a Los Angeles, una a Hong Kong e presto a Menorca. Quindi sono 11. Bene. 12. In questo periodo che ci obbliga a vederci in video, una cosa è stata riconosciuta all'unanimità, che il lavoro fatto sul fronte digitale da Ausrenovirt rispetto alle mostre, rispetto ai dispatch, rispetto alle vendite, alla gestione anche commerciale, è stato forse uno dei più innovativi. È stata una delle realtà più innovative che in questo periodo di Covid ha provato a dare una risposta diretta e immediata. Ti ringrazio e vi auguro in bocca al lupo con Demanio. Grazie Stefano, grazie. Ci vedremo quest'altr'anno sulla spiaggia di Marzocca. Intanto ci sei anche quest'anno e questo è un bel segno.
Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Matteo Bergamini, sono il direttore di Exibart. E prima di cominciare, in realtà vorrei mandare un bacio mio personale a Marzocca e ringraziare Cristiana Colli e Pippo Ciorra per avermi chiesto di partecipare a questo demanio un po' insolito, questo demanio marittimo 2020 in forma virtuale, come la maggior parte degli esempi che Cristiana mi ha chiesto di realizzare, di stilare per questa edizione di Demagno, eventi che abbiamo raccontato sulla nostra piattaforma, su Exibart, appunto, durante il periodo della quarantena. Questa sera cercherò di fare una mappatura molto schematica di quelli che ci sono sembrati le iniziative più interessanti, le iniziative più curiose e anche quelle più coraggiose, diciamo, in questa epoca in cui l'arte sì non si è fermata, l'arte non si è fermata perché c'è stata volontà da parte degli addetti ai lavori di non farla fermare. Per iniziare vorrei raccontarvi di un progetto che si chiama Salon Milano e che potete trovare online al sito www.salonmilano.org e che parla proprio di questa città, della mia città, di una città che ha visto in questi mesi strappata gran parte della sua vita culturale. Tuttora, al momento in cui parlo e siamo intorno al 10 di luglio, i musei sono aperti a rilento, alcuni solamente nel fine settimana, le fondazioni pure, e tutto quel comparto culturale che Milano ha promosso in questi anni, gettandosi a forte velocità anche nel mondo dell'arte contemporanea, divenendo una piazza internazionale, ce lo siamo visti veramente soffiare sotto gli occhi. Ecco, Salon Milano è nato nei primi giorni della quarantena, intorno al 20 marzo, grazie all'unione di una serie di associazioni, tra cui Art City Lab, tra cui la Repubblica del Design, tra cui Dead Contemporary, che si sono messe insieme per raccontare una città che, nonostante il fermo totale dell'Italia, nonostante il lockdown, non si è fermata, ma non si è fermata in maniera intelligente, non si è fermata nel senso che ha continuato a produrre anche dietro le quinte, ha continuato a progettare, a progettarsi in attesa di sviluppare magari questi progetti nel futuro, riappropriandoci dello spazio pubblico. Salon Milano per 96 giorni fino al 21 giugno, il solstizio d'estate, ha mappato questa città pensando proprio a porsi come un punto di ritrovo, appunto come un vecchio salon, un salon del Far West, dove nonostante magari ogni tanto ci fosse qualche colpo di scena, qualche colpo di pistola, la gente si riuniva, beveva, ballava, si ubriacava e magari, come ci insegnavano le vecchie avanguardie, dove gli artisti si ritrovavano nei caffè, ha avuto qualcosa da raccontare, nonostante la chiusura, nonostante le limitazioni. Ecco, in questo effluvio, in questo profluvio, in questa mareggiata di iniziative online che sono nate in questo periodo, davvero, quali sono quelle che potranno cambiare, diciamo, la prospettiva o semplicemente rimanere? Con rimanere intendo rimanere nel tempo, rimanere efficaci anche post quarantena, una iniziative che non si sono esaurite solamente nel tempo del lockdown. Personalmente, infatti, sono piuttosto stanco degli eventi online, e delle conferenze in Zoom e delle lezioni su Google Meet. Vorrei poter rivedere l'arte in una maniera partecipata, in maniera pubblica, in maniera sentita e soprattutto vorrei avere il tempo di sentire, il tempo di poter criticare, il tempo anche di poter digerire quello che vedo. Un altro bel progetto di cui Exibart è stata partner in questi ultimi sei mesi è stata The Momentary Now, la scuola di Marcella Vanzo, in collaborazione con l'Associazione Culturale Zona K di Milano, che si occupa di teatro sperimentale.
una vera scuola di performance della durata di 6 mesi, che è stata però praticamente, che si è svolta nell'arco della pandemia, quindi 4 mesi più o meno, da quando è stato interdetto il luogo, lo spazio pubblico, si è svolta online. Al giardino Pippa Bacca, dietro la Casa degli Artisti, sempre a Milano, lo scorso 24 giugno, e che con un solo giorno di prove hanno restituito anche alla cittadinanza, anche perché il giardino Pippa Bacca è un giardino pubblico, una serie di lavori fortissimi in cui davvero è venuto fuori quello che è stato il senso del corpo messo in cattività durante questi mesi, quindi un corpo piegato, un corpo che ha dovuto fare i conti con un tempo assolutamente dilatato e assolutamente compresso, e con la percezione di essere stati ingabbiati orizzontalmente, globalmente, una gabbia dura, una gabbia nera, una gabbia senza via di fuga per nessuno, impossibile scappare da questa condizione. L'arte non si costruisce mai da soli, ma siamo qui anche stasera su questa platea, purtroppo solamente virtuale in questo caso, però stiamo facendo un lavoro corale, stiamo facendo un lavoro di gruppo. L'arte ha una necessità di appartenenza al gruppo, ha una necessità di essere vissuta, di essere collettiva. Poi ovviamente ci sono stati anche una serie di eventi online degni di nota, penso al viaggio intorno alla mia camera di Fondazione Trussardi, piuttosto che ai progetti di Fondazione Prada con Francesco Vezzoli, e anche un bellissimo progetto della Galleria Renata Fabbri, sempre di Milano, che ha intervistato qualcosa come 50 giovani artisti e curatori nati tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90, creando questa pagina Instagram intitolata Pensiero Vuoto, un progetto nato in collaborazione col filosofo Leonardo Caffo, e di cui la domanda di fondo su cui reggeva appunto questo progetto era: i giovani sono stati preparati per il Covid-19? Mi viene da dire, i nostri padri, i nostri genitori sono riusciti, anche la nostra società, la nostra scuola, i nostri maestri in qualche modo sono riusciti a creare uno strato culturale, uno strato umano, delle possibilità di resistenza. Personalmente, anche a livello di redazione, ci siamo sentiti più vicini appunto a quei progetti che avessero una rispondenza e una corrispondenza rispetto al mondo reale. Altro ottimo progetto che ovviamente, insomma, ha avuto una grande eco anche mediatica, Radio Gamec, promosso da Lorenzo Giusti, direttore della Gamec di Bergamo, che appunto durante la pandemia ha trasformato il suo museo in un punto di incontro e di ascolto per la città di Bergamo, una delle città, forse la città italiana più colpita dalla pandemia. Abbiamo insomma privilegiato raccontare quegli eventi che hanno aiutato un pochino anche la popolazione a resistere in questa strana epoca in cui non tutti si sono voluti trasformare in pizzaioli e in panettieri. Anche in questa occasione abbiamo cercato come redazione di entrare nel vivo, di sporcarci le mani, anche perché non credo assolutamente nell'arte via Instagram, non credo nell'arte via Facebook e non credo nemmeno nell'arte via Zoom. C'è bisogno, come dire, di immaginare oggi ancora più fortemente la possibilità di uscire, di incontrarci, di andare oltre la paura e la fobia collettiva. L'arte probabilmente deve essere funzionale, ma deve essere funzionale per alimentare una sorta di rivoluzione, come ho sempre pensato, una rivoluzione del pensiero, una rivoluzione della percezione, non solamente ovviamente riferendomi all'arte visiva, ma al cinema, addirittura alle serie TV, alla musica, alle canzoni, a qualsiasi forma di arte, alla letteratura, che possa quantomeno portare un ampliamento dello sguardo, un ampliamento dell'orizzonte. Oggi più che mai è necessario, probabilmente, penso al mare, penso alla spiaggia di Marzocca,
è necessario sedersi e guardare all'orizzonte, non guardare a terra, ma guardare in alto, guardare non a 360 gradi, perché purtroppo i nostri occhi non ce lo permettono, ma quantomeno cercare di arrivare a 180, vedere davanti a noi in maniera più profonda possibile, aguzzare la vista, aguzzare l'ingegno e aguzzare anche il pensiero rispetto, come dire, a un pensiero che non sia solamente quello che ci viene imposto. Ed è un pensiero che ovviamente ho cercato di riporre anche in Exibart e nel lavoro di questi ultimi mesi del giornale, della rivista e di tutta la redazione, insomma, che ha lavorato congiuntamente per raccontare quelli che ci sono sembrati i progetti più interessanti e più intensi di questo periodo a intensità intermittente, mi viene da dire. Mando di nuovo un bacio da Marzocca e a Marzocca ringrazio di nuovo Demanio Marittimo, chilometro 278, per avermi invitato a partecipare e buonanotte a tutti. Buonasera a tutti, sono Oliviero Fiorenzi. Il mio contributo per il Demanio Marittimo fa parte di un progetto di ricerca più ampio dal nome Segnali. Tra una fotografia e l'altra ho fatto anche questo video che ho deciso di rielaborare in occasione del Demanio per aprire la lettura il più possibile. Vi auguro una buona visione e un buon proseguimento di serata. Thank you.
Demanio Marittimo, chilometro 278, per il suo decennale, mi ha chiesto un video documentativo che rappresenti parte del mio lavoro, in particolar modo quello legato all'Appennino. L'Appennino, le montagne del Mediterraneo, da molti anni ormai mi interesso e la mia indagine artistica si muove sulle montagne del Mediterraneo, proprio perché considero il Mediterraneo un grande lago di montagna, un lago di montagna incorniciato e circondato dalle catene montuose dei paesi che appunto su di esso si affacciano. Negli ultimi anni la mia attenzione si è concentrata principalmente sulla catena appenninica, che è la catena montuosa mediterranea per eccellenza, è la lunga catena che unisce il sud e il nord dell'Italia, la spina, la vera spina dorsale, il midollo del nostro paese, e nello stesso tempo posta come una nave che fluttua al centro del Mediterraneo, dialoga anche con l'Oriente e l'Occidente. Quindi è una terra importante, è una porzione di terra che rappresenta il 60% del nostro paese ed è abitata solo dal 20%. In questo video documentativo ho cercato di raccogliere circa 10 anni di attività. In alcuni di questi progetti, in particolar modo, l'attività artistica è diventata uno strumento per realizzare e concretizzare delle attività di carattere partecipato e che hanno in un certo senso interessato anche settori diversi come il settore sportivo, il settore delle attività outdoor in montagna e in particolar modo in seguito agli eventi sismici del centro Italia, ho deciso di iniziare un progetto, era il settembre 2016, un progetto che prende il nome Io sono futuro. Io sono futuro, nello specifico, è un progetto realizzato in collaborazione con gli studenti delle scuole di Arquata, Acquasanta e d'Amatrice e con il CAI di Amatrice, attraverso la realizzazione di laboratori artistici, di opere che hanno permesso poi, attraverso la loro vendita, di in un certo senso sostenere attività successive, come anche le attività sportive in natura. Un capitolo importante anche della mia attività in Appennino è quello svolto in collaborazione con Casa Sponge di Pergola. Con loro in particolare abbiamo realizzato un simposio di pittura nel 2018, quindi un'apertura, un inizio di visione sul paesaggio dell'entroterra marchigiano. Al quale avevano partecipato tanti amici pittori, poi proseguito ulteriormente con una mia residenza nel gennaio scorso, culminata nella mostra che si è inaugurata nel giugno scorso e tuttora in corso a Casa Sponge.
linea Appennino 1201 è un attraversamento di tutta la dorsale appenninica fisicamente reale dalla Calabria fino alla Liguria, punto in cui con il Monte Maggiorasca l'Appennino si chiude. Linea Appennino 1201 sta poi proseguendo in una nuova versione, in un nuovo progetto che prende il nome di semplicemente Linea 1201, sempre legato quindi a questa lunghezza totale della catena appenninica. Linea 1201 invece si realizza attraverso quattro residenze diffuse in Appennino, che io chiamo anche spedizioni pittoriche, che si stanno realizzando, tuttora in progress. La prima si è appena conclusa sulle Mainarde del Molise, in una capanna che fu abitata per 40 anni, dal 1920 al 1960, da Charles Molin, un pittore francese. Le tappe successive saranno poi Latronico, dove sarò ospitato dall'Associazione Vincenzo De Luca e nel progetto a cielo aperto. Poi mi sposterò in Valsamoggia, sull'Appennino emiliano, e il progetto si concluderà a fine settembre con una residenza presso la Casa della Montagna di Amatrice. We wanted to listen to your insights on this perspective. How, as an institution, can continue to survive, develop, and also to become influential? Yeah. So Hanru, you bring up so many, you know, interesting points. Let me maybe answer the first one, because the first one, of course, has to do with these exhibitions. You know, we did like your corridor show. I always have wonderful memories when you and Evelyn Joanno did this exhibition in a corridor in Paris, and it felt a little bit like a ritual, you know, and I think it's really interesting. The same thing was also true for my apartment show and the hotel show. And I mean, Mark Fisher, the late Mark Fisher, always says that our lives are kind of damned to the absurdity of repetition, and that art and exhibitions can somehow transubstantiate that repetition into a ritual. And I think particularly in the current moment, I mean, you just mentioned that you heard voices from your balcony. I mean, it's of course interesting, you know, when people invented these rituals over the last couple of weeks, yeah, by communicating via the balcony, by singing, and the neighbors are talking to each other. Yeah, and I think it's interesting in terms of museums, you know, that we really think about what could be, you know, new rituals for the 21st century. And I mean, Tarkovsky always said, my favorite film director, Andrei Tarkovsky, he always said that we need to come up with new rituals. We are bereft of rituals today. And so that's definitely one thing I think as museums, you know, we should think about. I think the other thing which is important, which you addressed, is of course the economy. And I think one of the things is, what I think is very important is that we also look what happened in the 1930s, because I actually remembered when I visited the late Helen Levitt, the photographer. Yeah. She told me, should there one day be a really big crisis in the world, we should somehow look at these incredible programs which happened actually in the 1930s in the United States during the Great Depression with the Roosevelt, you know, government. And I do think that today we need such large-scale, you know, governmental support, particularly also for artists. It's a very precarious moment for artists. And it's interesting how, you know, the PWAP was the public work of art, which happened in 34. And then from 35 onwards, you know, for
For 5 years, there have been all kinds of projects. There was the Federal R Project, which was part of the WPA, of the Work Progress Administration. And these projects, you know, supported not only public art, there were poster projects, photography projects, which is, of course, what Helen Levitt referred to, you know, when photographers like Dorothea Lange or Walker Evans were actually employed by the government and giving, you know, photographic commissions in rural areas. There were also community centers. And I mean, we cannot, you know, copy this model because we are living very different times. But it's interesting because Jeremy Rifkin wrote an interesting book called The New Green Deal, you know, also addressing ecology. And so I think it's interesting that in a similar way to Rifkin, that we rather take these, you know, New Deal ideas, these community centers, these public art projects, the way it supported artists, as a kind of a springboard to invent something for our time, which I think is very interesting and which, of course, will be very different, but can create a bridge between art and society. So I think it's important for us as museums, as institutions, also to go into different neighborhoods. It's important to kind of, you know, for example, with the Serpentine, we're working strongly now with Barking Dagenham, which is one of the boroughs outside London with the highest unemployment rate. And we have projects with Sonia Boyce, with Suzanne Lacey, and many other artists who are in residence there. And I think this idea, you know, of John Latham and Barbara Stavini, of bringing artists into society with the artist placement group, is also relevant again for our time. I think the other thing in relation to economy is that I think we will need to think also how we can collaborate. I think, you know, together we can do much, much more than on our, than being on our own devices, you know. And I think it will be very important in the next couple of years. And that's why it's interesting, you know, that you and I have this archive of Cities on the Move, and we did all these collaborations where the institutions worked with local institutions, where actually, you know, we had shows within the show, self-organization. There was a very strong grassroots element, you know, in Cities on the Move. And I think the whole Cities on the Move model, the Do It model, I think, you know, without any nostalgia, I don't think, you know, that we need to return to anything, because now it's a very different moment in time. But we can use these toolboxes, and I think generosity is key. How do you see this continue to develop, and what kind of impact would this dimension would have an impact on the upcoming program and also vision of You know, I think it's a series of factors. You know, one is I also grew up, you know, in a moment in which internet and digital media in the 90s were an exciting perspective of change and integration. And in full disclosure, I think I even met Waru at the time of Cities on the Move, when I was doing a small internet magazine. And so I think that's how we connected now, I mean, probably 22 years ago or something. Yes. Like that. And then the new museum itself, and, you know, without me, already in 2000 with Lisa Phillips, started a relationship with the internet platform, digital platform called Rhizome, which is our in-house digital platform. So they are an institution that only exists online, and they make programs only digitally. And obviously in the last 20 years have grown and have been very interested in conversations around digital art. Now in the last year, ironically, they started very aggressively to discuss conservation of digital art, you know, because now it's 20, 30 years. And so now we even have to learn how to, you know, conserve digital art like we preserve paintings or so. So what has happened was that the moment that the shutdown started, we had this relationship with Rhizome already established, and so an ability to think immediately in those terms. Also, you know, I've been talking a lot to colleagues in larger museums, and what we have experienced is that because the new museum is still small, the dialogue between marketing, between digital initiative, between curatorial is very
direct. You know, it's not, they're not separate huge departments. You know, the person in charge of the digital media sits next to me, and I can talk to her and to the press office very easily. So there was when it comes to digital media, the distance between promotion and content is strangely thin. So, you know, the advantage is if you don't have very compartmentalized departments, it's easy to start putting cultural content in media that until yesterday were just thought of as marketing. In other museums, my sense is that maybe that's happening less because, you know, because digital communication was in the hands of PR or in the hands of marketing, and it takes more time to change that. On the other hand, you know, I learned from a quick conversation with Ann Temkin at MoMA. They, since they were closed for a few months, remember during the expansion, they were already talking about digital media being the third building. So, you know, MoMA being one, PS1 being two, and digital media being three. And that's also a very interesting idea. And certainly when the lockdown started, they were also very well prepared to start their digital program. You know, for me, we are having a good time. You know, we just launched a project, Maurizio Cartelan spearheaded, called Bedtime Stories, that started on Thursday, which he invited artists to read stories to fall asleep to. And we have had some great response. We migrated a series of video works that we were using to show in our theater. We put it online. We have a so-called care package that looks at ways in which people can be helpful. And the last one, actually, speaking of the neighborhood, was about the Bowery Mission. In Milan, we started this other initiative called Viaggi da Camera, in which we invited artists to contribute images and ideas about their domestic space. You know, I think it's all great programming. I like it when it's simple also and kind of homemade, so that it feels somewhat, you know, of this moment. I do want to look at art in real flesh soon, you know. We were excited because we did a digital tour of Jordan Castile exhibition, and it got reviewed by the New York Times. So it was the first time that, like, an exhibition that is closed was reviewed, and we were very excited. At the same time, you know, I want to go back. I want to look at the paintings in real life and look forward to that moment. Vorrei dirvi qualche parola sul centro di ricerca di Castello di Rivoli, il CRI, che è appunto il centro di ricerca e documentazione che opera all'interno del Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea, sostenuto da Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo e da tutta una serie di sostegni che sono, come dire, non solo pubblici ma anche privati. Il CRI viene per certi aspetti dopo la collezione, viene dopo le mostre, elabora un sapere, mi piacerebbe definirlo sapere museale, che precede l'archivio, e questo perché quando c'è un centro di ricerca c'è anche la consapevolezza che il museo sia un produttore, un istitutore di conoscenza, che sia un intellettuale pubblico, lo dice l'amico Francesco Manacorda che è con noi oggi, un intellettuale pubblico, cioè come se fosse un Gramsci o un Pasolini con dei muri, diciamo così, invece che dei muscoli, ma che ha una posizione, a partire dalla consapevolezza della dignità della conoscenza che produce. Se siamo public servants, diciamo così, se siamo al servizio, diciamo così, degli altri in un'istituzione pubblica, il centro di ricerca, l'archivio, è una specie di public servant che deve innanzitutto partire dal servizio ai propri colleghi, agli altri dipartimenti, quindi nel caso del CRI, il curatoriale editoriale con il nostro capo curatore Marcella Beccaria, il nostro curatore Marianna Vecelli, l'educazione con la nostra Anna Pieronti, la biblioteca con la nostra Maria Messina, cioè innanzitutto dobbiamo ascoltare i colleghi, perché il primo sapere museale su cui fare ricerca, lo diceva benissimo la collega Delghetti, Research Institute, che è, come dire, un faro, un metodo per molti dei centri di ricerca, e sono orgoglioso di aver collaborato e che la nostra istituzione abbia collaborato in passato con loro, il primo sapere che dobbiamo custodire e studiare è il nostro stesso sapere. Quindi è un post
ma nello stesso tempo sappiamo benissimo cosa hanno scritto filosofi come Derrida e Foucault sull'archivio. Certo. L'archivio non contiene il passato come se fosse qualcosa, direbbe Cole Porter, di unmovable, un unmovable object, cantandoci su. No, l'archivio è un luogo soprattutto dell'interpretazione e quindi un luogo del presente. L'archivio è un luogo del potere, perché come racconteremo il nostro passato nel futuro? Come decideremo di plasmare la memoria nel diffonderla agli altri? Che narrazione daremo di ciò che siamo stati? Un luogo quindi di estrema tensione e di estrema responsabilità per chi è public servant. Beh, come possiamo introdurre la questione di dialogo con la diversità, passato su dei contesti diversi? Per esempio, questa, la tua fondazione è essenzialmente una fondazione russa, diciamo, in Mosca. E poi in Venezia c'è naturalmente anche un locale molto importante. Non lo so se c'è ancora l'idea di espansione verso, non lo so, un altro contenuto, non lo so, ma, ma questa grande ambizione e la tensione entro questa intenzione globale e le diverse realtà locali, come... Io credo che la cultura abbia veramente il dovere di costruire quello che Stuart Hall chiamava una conversazione continua. E questo non dobbiamo mai abbandonarlo, non possiamo chiuderci e dire allora sì, ci occupiamo solo degli artisti locali, oppure come forse fino a qualche tempo fa dobbiamo semplicemente mostrare alla popolazione locale quello che succede nel mondo. Io credo che il nostro dovere sia veramente quello di costruire una serie di conversazioni continue che mettono in contatto delle realtà diverse e anche molto lontane, non solo dal punto di vista geografico, ma magari politico o filosofico o sociale, in modo che questo dialogo crei la cultura del domani, no? Quindi è solo attraverso questa assunzione di responsabilità che le istituzioni artistiche possono rimanere rilevanti nel futuro. Secondo me è fondamentale continuare a creare dialoghi. Ovviamente questa crisi e l'impatto che questa crisi ha sull'ipermobilità globalizzata creerà anche dei dialoghi che magari sono geograficamente più vicini, ma che forse erano necessari perché erano stati abbandonati da la prominenza di dialoghi, che ne so, tra il Sud America e l'India, esempio. Mentre forse è il caso di cercare di capire come questi dialoghi possono diventare anche meno metaforici, ma veramente reali tra pubblico e artisti, tra pubblico e istituzione, in modo che l'istituzione sia una specie di organismo vivente che cambia a seconda della visione degli artisti, della loro capacità visionaria, ma anche cambia a seconda del pubblico, dei loro interessi e della loro capacità di dare feedback. Io credo molto in questa idea di un museo cibernetico. La prima osservazione che mi sento di fare è che chiaramente oggi con la pandemia ognuno si trova a ragionare anche nella quotidianità in maniera globale, ma l'architettura è di fatto globale da decenni, quindi non è che la globalizzazione è un problema che è esterno all'architettura. Quello che mi sembra un punto forte su cui ragionare ora è invece qual è lo stato dell'arte del pensiero architettonico. Cioè, secondo me, si vede, si sente sempre di più un divario forte fra l'architettura che vediamo costruita, che ci appare con gli IFLAX, con tutte quante le comunicazioni che abbiamo, e qual è di fatto il livello del pensiero critico su questa architettura. Allora, io c'ho recentemente mi sono riguardata una serie di
così, affermazioni, paradigmi che sono stati molto corretti, no? Pensa a quanto tempo abbiamo detto, il regionalismo è praticamente stato punto di partenza della globalizzazione ed altro, ma noi sappiamo benissimo che di fatto tutta la globalizzazione è figlia della diversità, e la diversità è il risultato di un cambiamento politico di grande respiro. Cioè, se vuoi andare indietro, vai indietro fino alla fine dei colonialismi, ma secondo me le forze che hanno acquistato alcune culture postcoloniali hanno messo in discussione chiaramente anche questo semplice passaggio dal regionalismo al post-regionalismo. Una ricerca, a mio giudizio, molto interessante, che appunto in queste condizioni di decolonizzazione ormai molto avanzate, è il concetto di contestualizzazione. Ci sono, secondo me, alcuni punti forti che si vedono in alcune aree dell'Africa, solo alcune regioni, ma anche, voglio dire, alcune regioni dell'Africa centrale, ma anche Sudafrica, in alcune regioni dell'India e di tutta quella parte del Asian Pacific, dove la contestualizzazione è stato il modo proprio per liberarsi da una forte, insomma, catena, direi, euro-occidentale. E quindi è interessante a questo punto vedere che nel globale, quasi siamo forzati a vederlo, la pandemia ci dà tutti i giorni i grafici della globalizzazione, ma ci sono questi due momenti che in questo momento io vedo in maniera estremamente efficace. Questa ricerca, appunto, come ho detto, di questo neomodernismo, che ha casi molto interessanti, però meno in questa parte del paese, e poi le altre regioni che usano il contesto in maniera estremamente critico e molto, vuol dire, critico e creativo. We are going to need to rethink the language and the grammar of what it means to be together. It is an amazing opportunity, and I'm sure that the evil forces will try to get back to the way it was, because it was working without working. Everybody was somehow accustomed to it, to the point where we could not see anything else outside that box, which is terrifying. I saw a documentary by Fabrizio Terranova on the American philosopher Donna Haraway. What was powerful about what she was saying is the idea of reimagining, going beyond what you think are given facts and structures. And what is complicated at the moment is clear evidence that the blueprint of the globalized world does not work, as it is constrained by self-made walls. Indeed, we are still within the system, and it seems we cannot imagine anything else. We are trapped in our own systems of power. Control, but most antagonizing, is the mindset that precludes us to go beyond. A civilization without imagination is death. For this reason, I think that what is going to interfere with society in a powerful way is exactly the disruption of the acknowledged systems of the decent life as it was. And this is what I believe should be the mission of creative people. This kind of disrupted, deconstructed imagination that is so required is now pertinent to creative people. It is what defines creative people. We need to think of authorship, artists, designers, thinkers, poets, dancers, all need to take responsibility in what they do and make through becoming authors and storytellers by telling their own story and not that others. It is like creating a choir, each singer singing with their voice, but following a complementary rhythm. This image of solitary communality is a powerful image to explain authorship. It is natural, instinctual, comes from a training that is expressed singularly, yet part of a bigger picture, a communal sense of ownership, without the ego, yet so individual. It is extremely exciting. If a process like this, which I think younger generations are already organically accepting and digesting, is pushed further, we will be imagining very different ways of living that are going to be based on very different economies contingent on emotional sharing. Hence, kinship as gateway to legitimate social integration.
with technology having a role in how people meet, how you meet other creative people. So in some ways, this process is not going to lead to urbanity as a place of meeting people, but it is going to go beyond urban places. How many people in our circles of trusted relatives by heart and mind are not physically with us, yet so powerfully presented and crucial to make our lives working? Physicality is not a need anymore. It is really the mind, to be aware of them, thinking, embracing them into reciprocal and necessary support. Kinship as being stronger than blood, it is a choice. Il munus è l'obbligo, la funzione. Il communis, quindi, nei suoi minimi termini, descrive il carattere di chi, o ciò che, svolge il suo incarico in una situazione condivisa, insieme agli altri. È da questo terreno che la communitas emerge come rapporto di comunanza civile e socievole, legame di partecipazione e gruppo insieme. Emerge nel traguardo di un onere condiviso, splendidamente ambiguo, perché il munus è l'obbligo, ma anche, e secondo alcuni è il significato più antico, il dono, il favore, l'offerta in voto. Nella comunità ogni singolarità svela una cifra comune e organizzata si volge in una stessa direzione. Non c'è niente da fare. La spiaggia, invece di evocarmi le immagini delle lunghe file di ombrelloni, le urla dei bagnanti, i profumi pessimi delle creme abbronzanti, la publifonio con tutti i bambini smarriti e tutta quella roba lì, nel mio intimo mi porta invece alla pace dell'autunno, dove i passanti con il giubbotto chiacchierano camminando lenti lenti, dove i cani libri finalmente senza guinzaglio si rincorrono e le donne mature passeggiano a passo sostenuto, sudando nelle loro tute da ginnastica di larga taglia. Sarà una caratteristica di noi romagnoli, ma la spiaggia e il suo mare li portiamo addosso così, intimamente. Quello per noi è il luogo del primo bagno, della prima alba, del primo bacio. E non si pensi che questa intimità sia figlia di un mondo ormai andato. Potete scommetterci, continuerà a essere così anche per i vostri figli. Nel VII secolo a.C. una nobildonna picena viene sepolta fra Sirolo e Numana con un ricco corredo di oggetti, tra cui ambre e vasi e monili orientalizzanti. Molti secoli dopo, nel 1461, Tommaso Paleologo giungerà ad Ancona accompagnato dalla sua famiglia e da una ricca corte per portare al Papa le reliquie di Sant'Andrea Apostolo. I letterati al seguito del nobile despota di Morea, tra cui Bessarione, animarono la ripresa dell'interesse per la cultura classica. La ricchezza e il clima esotico degli abiti e dei comportamenti della corte ispirarono una intera generazione di artisti. Tre anni dopo, il Papa Pio II morirà nei pressi di San Ciriaco guardando il mare, in attesa delle galee veneziane che lo portassero alla conquista dei luoghi santi. Questo mare d'oro e d'azzurro vive di una perenne tensione tra l'Europa del Nord e il Medio Oriente, tra Venezia e Bisanzio. Mondi lontani si incontrano sulle sue sponde che si animano e si colorano a seconda che il vento spiri da Oriente o da Nord. Le due rive, orientale e occidentale, fanno risuonare e rimescolano le architetture bizantine come il gotico proveniente dal Nord. E i mosaici creano un clima di fantastica illusione. È la storia più terribile del Nuovo Testamento a spiegarci cos'è una mappa. Giovanni Battista comanda sulle cose perché impone loro i nomi. Il re comanda soltanto su ciò che il Battista nomina. Ecco perché alla fine il Battista viene ucciso, perché il suo potere è il potere più grande anche del re. E questo potere è il potere della mappa, cioè del vassoio sul quale alla fine la testa del Battista verrà deposta. Il Battista che è stato ucciso tagliandogli la gola, dunque
recidendo l'organo di fonazione, l'organo del potere, con il quale lui imponeva i nomi alle cose, cioè il suo potere. Resta una tavola con un corpo morto. Restano cioè le condizioni che oggi sono normali per noi per vedere quello che accade, per pensare al futuro, per ricordare il passato. Resta la mappa. Qualcuno forse credeva che il logos fosse il discorso verbale affidato alle parole. No, il logos è il logos della tavola, della mappa, del vassoio che reca la testa di Giovanni il Battista. La notte è diventata per noi un polo di attrazione da quando abbiamo cominciato a rischiararla e quindi a combattere la sua oscurità, che è temibile, fa paura, come il buio, inquieta, è il luogo in cui vivono le forze dell'invisibile, le minacce della natura, quelle di chi non si vuole far vedere. Ma la luce elettrica ha reso la notte una specie di prolungamento del giorno, una parte della giornata che si può vivere con maggiore sicurezza e che ha alterato i nostri bioritmi naturali. Questa è una cosa che si vede per esempio nei progetti di illuminazione delle nostre città, che tendono a farci vedere tutto, a fare giorno, a esorcizzare il buio, a darci l'illusione che la notte sia soltanto una serie di giri di orologio e che sia sufficiente per viverla, tarare il nostro fuso orario sul tempo libero anziché su quello del lavoro. La notte però conserva qualcosa di realmente diverso e di romantico soltanto se il valore del buio viene conservato o perlomeno rispettato. Romantico, certo è un aggettivo impegnativo, ma indubbiamente è stata l'età romantica a farci amare la notte, proprio perché di notte le vacche sono tutte grigie e i gatti neri, cioè perché si oppone alla verità della luce un'altra verità, quella dell'immaginazione e della passione, cioè della parte più oscura della nostra psiche. Se volessimo prendere un solo esempio, prenderei il secondo atto di Tristano e Isotta, con quel conflitto tra le condizioni del giorno e della notte che per Wagner valgono come la lotta fra le istituzioni e gli individui, le convenzioni sociali e l'amore vero, fra una verità in fondo astratta e coercitiva e una che invece è libera, la libertà dell'anima. Ecco, la notte per noi è come sospesa sul filo di questa ambiguità. Vogliamo disinnescarne i pericoli, ma la vogliamo anche piena di immaginazione, almeno potenziale. La vogliamo illuminata, ma la desideriamo buia. Durante questo periodo di lockdown le notti sono state poi più oscure e più desolate che mai. Eppure abbiamo imparato che di notte c'è una città che lavora, che ha continuato a fornire i suoi servizi che sono necessari, dal soccorso medico alla raccolta dei rifiuti. Non c'è dunque una sola notte, ce ne sono tante e ciascuno di noi ne ha tante nella propria storia e nei propri desideri, ma una notte sul mare in qualche modo è refrattaria alla luce, non si può illuminare il mare come si illumina una città e allora lo spazio dell'immaginazione si raddoppia, le nostre vite si fermano almeno un momento a contemplare quello che ci circonda e il buio non lo sentiamo più come una cappa che ci chiude, temibile, ma come un elemento che ci fa perdere la percezione dei confini, qualcosa che ci lega a tutti gli altri e ci fa riscoprire, anche a distanza, il senso dei luoghi che abbiamo in comune. Battigia. A me viene in mente Ogigia, il penultimo passo di Ulisse nel suo ritorno a casa, l'isola di Calipso, dove Odisseo si ferma per 7 anni. A me sembra la battigia una frontiera fra mare e terra, fra l'andare e il rimanere, fra ieri e domani, dunque il luogo del presente, un presente fluido. Ma questa frontiera, questa battigia, non è un muro che si alza, ma è un luogo che tiene insieme, che unisce, che mette fronte a fronte. È un luogo orizzontale di mescolanze, di paesaggi, uno spazio appunto fluido che è lo spazio del presente, quello da abitare, uno spazio di movimento, un doppio movimento, un andare e un restare, una speranza e una nostalgia. È un luogo da cui si parte, in cui si torna, in cui in fondo si sta per tutta la vita la battigia. Il suo colore, il colore della battigia, è uno stato d'animo,
ed è il colore della conchiglia. Un'ocra con riflessi blu oltremare. Il mare per me è il mare Adriatico. Sono nato e abito a pochi chilometri. E del mare Adriatico è il colore, che è un colore particolarmente slavato, quasi che la parola che designa l'acqua marina come colore fosse stata pensata per l'Adriatico. Ma nonostante sia un mare che si estende su uno spazio relativamente contenuto, è comunque legato per me al mito del viaggio, ai più antichi miti di viaggio e di conoscenza della realtà, da Enea e ancora prima a Ulisse, fino ai poeti della contemporaneità o comunque della modernità. Baudelaire ha scritto una volta in un suo verso: «Tu, uomo libero, amerai sempre il mare». Il sale mi sembra una parola coerentissima con i principi del demanio, con la filosofia del demanio, anche con la geografia del demanio, in un certo qual modo, al di là di tutte le connotazioni metaforiche del concetto di sale, che insomma si semplificano quando diciamo semplicemente, quando facciamo semplicemente riferimento al sale della vita. Al di là di questo c'è un concetto di doppiezza, di bifrontalità, di doppio, che ha a che fare col sale e ha a che fare col demanio, che si rivolge da sempre in maniera double face alla parte solida della terra e alla parte liquida del mare. Questi sono già due elementi di per sé doppi, che hanno a che fare sia con il sale che col demanio. Ma come il demanio, il sale si può ricavare dall'acqua del mare, si può ricavare il salgemma dalla terra, quindi ha entrambe le provenienze, volendo, con piccole differenze tra le tipologie di sale, ma comunque con una identica funzione e logica, sia con provenienza marina che con provenienza terrestre di questo minerale. Poi c'è un altro elemento di doppiezza del mare, che è del sale, che è quello del riferimento alla preziosità di questo elemento, che è oggi una commodity assolutamente, che invece negli anni è stata, in lunghi anni nella storia dell'uomo, è stata invece una specialty, addirittura una sorta di moneta di scambio, comunque qualcosa che segnava il confine tra la ricchezza e la povertà. E quindi questo è un altro elemento di bifaccialità, di avere due facce in una stessa medaglia, che accomuna moltissimo il sale al demanio. Ho fatto 2 minuti invece di 30 secondi, credo che sia un bel problema, forse la rifaccio. Approdo è un miraggio nell'esodo, per arrivare nei luoghi, per mettere piede a terra, nelle lunghe derive della storia, è un continuo pellegrinare, perché Itaca non esiste come approdo, ma come odissea. Ti scava dentro come un andare, un sostare per ripartire nell'arcipelago dei luoghi. Solo così li conosci, li vivi, li senti. Con il disincanto dell'ultimo approdo per ripartire, nel continuare a cercare per continuare a capire. L'approdo, gli approdi, sono le oasi del mare. Mi evoca il grigio e lo scuro del temporale che ti sfida a ripartire dall'approdo sicuro per cercarne altri.